Bene, buonasera a tutti, con qualche minuto di ritardo compatibilmente con gli impegni di tutti possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio con l'esecuzione dell'inno di Mameli. Consigliere Amajù è assente, consigliere Bergesio è assente, io ci sono domani, domani ci sono due giorni. Gli assessori sono tutti presenti, cioè tutti, sono alcuni presenti, tranne l'assessore Borrelli che si scusa per impegni di lavoro e non può essere presente e l'assessore Messa che è in attesa di prendere il treno. Gli altri assessori sono presenti. Se passa il treno, certo. Nomino scrutatori, i consiglieri Cornaglia, Isu, Tripodi. In apertura di consiglio devo fare due comunicazioni. La prima, ai sensi dell'articolo 27,4 del vigente regolamento di contabilità, informo il consiglio che con deliberazione della Giunta Comunale numero 154 del 13 agosto 2018 è stato disposto un prelevamento del fondo di riserva per complessivi 38.770,66 euro, serviti a definire il passaggio a titolo definitivo di un immobile appartenente al patrimonio militare, ovvero l'ex caserma Guala, in capo al patrimonio del Comune di Bra. La seconda comunicazione invece di servizio, comunico che è stata distribuita una busta, eccola qui, che contiene le credenziali di accesso al nuovo sistema di visualizzazione della documentazione amministrativa che progressivamente sostituirà il sistema FTP utilizzato sino ad oggi. La nuova modalità di visualizzazione è basata su un'architettura di tipo cloud computing, ma residente sui server del centro elaborazione dati del comune. All'interno della busta sono illustrate anche le modalità di accesso e utilizzo,
mentre un manuale più dettagliato è già presente sul sito, così come le indicazioni per scaricare eventualmente le applicazioni che consentono di sincronizzare PC, tablet o cellulari. In occasione delle prossime attività di commissione e consiglio continuerà a funzionare il sistema precedente, affiancato dal nuovo, che andrà poi nel tempo a sostituirlo per intero. Ecco le mie due comunicazioni istituzionali. Penso che il sindaco abbia ancora delle comunicazioni. Prego. Buongiorno a tutti. Nelle comunicazioni, intanto, ad agosto è mancato l'amministratore Bruno Campi, ex cancelliere della pretura e già vice sindaco di questo comune. Siamo stati presenti ai funerali nelle forme anche ufficiali che erano richieste. Agli inizi settembre è mancata la signora Maria Giacchello, vedova Marengo, già dipendente del comune di Bra, della mensa comunale, la signora Giulia Rossi Farinasso, vedova Farinasso, mamma del geometra Farinasso, presidente del consorzio Irriguo Canale Pertusata, e nei giorni scorsi è mancata la mamma del consigliere Livio Astegiano, la signora Lucia Badellino, vedova Astegiano. A tutte le famiglie abbiamo fatto pervenire o personalmente o attraverso comunicazioni le condoglianze. Credo che insieme a questa notizia ci sia una notizia di interesse generale, che è strettamente collegata con l'intervento che il Presidente ha fatto prima relativo al prelievo dal fondo riserva, che ha permesso di pagare in 38.000 euro e chiudere la partita relativa alla caserma Guala. Resta aperta soltanto più la partita relativa alla Pellizzari, che in grossa parte è gratuita, trattandosi di scuola, e quindi il passaggio in base alla normativa è gratuito. Avremo una cifra molto limitata da pagare. Con questo abbiamo, io spero che nelle prossime settimane arrivi la documentazione relativa, con questo si chiude una partita apertasi nel 2002, lo ricorderanno gli amministratori presenti in quel momento, in cui venne richiesta una cifra esorbitante al comune. Dico esorbitante nel senso che, se ricordo bene, venne richiesta la cifra di 700.000 euro. Tenete conto che in allora non era già più a patrimonio, era già a patrimonio comunale la caserma Trevisan, quindi di tutto il quartè c'era già la caserma Trevisan, che era già nel patrimonio comunale. Di fronte ad una richiesta di questo genere rispondemmo che l'amministrazione di quel tempo rispose che molti interventi erano stati fatti facendo in modo che il patrimonio che dal 1975-76 era stato abbandonato era stato recuperato a scuola, piuttosto che a biblioteca, piuttosto che a Auditorio Marpino, piuttosto che a un'area è diventata magazzino comunale, non lo era ancora allora magazzino comunale, era magazzino comunale
l'asilo nido, l'intervento della Croce Rossa, insomma, evidenziamo tutti gli interventi insieme alla realizzazione di strade, marciapiedi e quant'altro. La situazione non si fermò, nessuno chiese più nulla. Dopo, secondo me, l'importante normativa relativa al federalismo demaniale, che ha permesso il passaggio degli edifici non utilizzabili dallo Stato alle amministrazioni comunali, abbiamo attivato immediatamente i contatti con l'Agenzia del Demanio e come ricorderanno coloro che erano presenti nella passata consigliatura, periodicamente passavano degli edifici che entravano nel patrimonio comunale. Restava aperto ancora tutta l'area relativa alla caserma Guala. La caserma Guala, sapete, è quella che riguarda la sede della Croce Rossa, l'asilo nido, via Caduti del Lavoro e tutta l'area del magazzino comunale vecchio e nuovo, e la sede delle associazioni combattentistiche ed arma, e per l'appunto la caserma che ospita in questo momento la scuola Mosca, che verrà definita. Le abbiamo mano a mano risolte, e soprattutto con una cifra, con trattative inenarrabili, molto lunghe, molto cambiando sempre gli interlocutori, avendo tutta una serie di difficoltà, ma io credo, grazie ad un lavoro molto importante, di cui sono grata all'ufficio patrimonio e al segretario, siamo arrivati quasi a dire la parola fine su un elemento molto importante, che peraltro era, credo, nell'immaginario collettivo. Tutti immaginano che quegli edifici fossero di proprietà comunale. In realtà il comune li manuteneva, li ha messi a posto, li ha manutenuti, e questi avevano il becco di chiedere delle cifre anzi, più erano stati messi a posto e sistemati meglio, e più chiedevano degli affitti maggiori. Mi ricordo un confronto piuttosto duro con un funzionario col quale non eravamo proprio esattamente in sintonia sulle questioni. L'avevo invitato a venire a vedere che cos'erano adesso le caserme e che cosa sarebbero oggi le caserme. Immaginatevi un'area di quelle dimensioni in cui, come c'è in tante parti d'Italia, in cui nessuno abbia fatto niente. Immaginatevi che cosa sarebbe. E quindi il fatto che le varie amministrazioni che si sono succedute abbiano lavorato prima per acquisire, a partire dall'amministrazione della Rossa, acquisire la caserma Trevisan, e poi man mano per cercare di acquisire tutto il patrimonio, credo sia un elemento molto importante che è un problema in meno che avranno gli amministratori futuri. Grazie al signor Sindaco. Consigliere Astegiano, prego. Veramente, grazie signor Presidente. Volevo solo ringraziare tutto il Consiglio Comunale per la vicinanza dimostratami in questo momento così doloroso. Grazie. Grazie ancora, le condoglianze, interpretando il pensiero di tutti. Consigliere Panero, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Se le comunicazioni sono finite, io avvalendomi dell'articolo 27 del nostro regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'articolo 5, al comma 5, che vado velocemente a leggere, quando l'interrogazione a carattere d'urgenza può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari, oggi non ce ne sono, il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che ne dà diretta lettura al Consiglio. Noi come gruppo volevamo presentare, chiedo per cortesia di consegnare al Presidente questa interrogazione che noi riteniamo urgente. Il Presidente può far dare al Sindaco risposta immediata se le stesse dispone degli elementi necessari. In caso contrario il Sindaco si riserverà di dare risposta scritta all'interrogante entro 5 giorni da quella adunanza. L'oggetto dell'interrogazione che noi riteniamo urgente è aggiornamento, regolarizzazione passi Carrai in strada Orti, e motiviamo l'urgenza perché ad alcuni residenti di strada Orti sono arrivati nella data del 7 settembre delle lettere che intimavano in 10 giorni la regolarizzazione. In alcuni casi la regolarizzazione vuol dire chiusura dei loro unici passi Carrai, quindi vuol dire non poter più accedere con le autovetture ai propri lotti. Questa scadenza arriva il 17 settembre, non ci sono in questo momento capigruppo o convocazioni di consigli comunali entro quella data, quindi riteniamo che questa interrogazione possa essere urgente. Se il Presidente vuole esprimersi in merito, presenteremo poi l'interrogazione. Allora, grazie, ho ricevuto la sua proposta di interrogazione e chiedo solo per correttezza se le comunicazioni sono davvero terminate oppure se qualche altro collega avesse ancora delle comunicazioni da fare. In caso contrario procediamo recependo questa proposta che è stata testé fatta. Va bene. Allora, io do lettura dell'interrogazione urgente, aggiornamento regolarizzazione passi Carrai in strada Orti. I sottoscritti Tripodi Davide e Panero Sergio, in qualità di consiglieri comunali della lista civica Bradomani, avendo appreso che nella giornata di venerdì 7 settembre sono giunte ad alcuni residenti in strada Orti lettere che intimavano la regolarizzazione dei loro passi Carrai entro 10 giorni, chiedono di avere aggiornamenti in merito a questa spinosa questione, la data odierna, firmato Tripodi e Panero. Allora, tenendo conto dell'argomento e di approfondimenti su tale tema che già sono stati fatti nelle settimane e nei mesi precedenti in diverse riunioni, effettivamente ritengo di poter accogliere questa interrogazione urgente e do la parola al Sindaco per sapere da lei stessa se abbia delle notizie in merito e o per eventualmente aggiornarci in una riunione che a questo punto dovrà essere per forza nei brevi termini cronologici per riuscire a capire quale soluzione prendere. Prego, signor Sindaco. Come i consiglieri Tripodi e Panero, così la sottoscritta in questi giorni è stata informata che l'ANAS ha mandato alcune lettere, peraltro con una procedura che ovviamente, della quale ovviamente dovremo chiedere spiegazione, perché paradossalmente è stato chiesto di intervenire a chi aveva versato e a chi aveva cercato di regolarizzare la propria posizione. Sono state restituite le marche bollate con le quali avrebbe dovuto essere data l'autorizzazione e quindi sono informata e proprio per questo questa mattina ho tentato inutilmente, e allora lo farò per scritto domani, questa mattina siamo stati con il consigliere
Ferrero tutto il mattino a Torino per una riunione, ma ho avuto ho cercato in diversi momenti il direttore compartimentale di ANAS, con il quale sono dall'ultima volta in cui abbiamo parlato di questo argomento, ci sono state due lettere, una che sollecitava un incontro e un'altra da parte nostra che dava la disponibilità all'incontrarsi, quindi ovviamente con delle proposte che normalmente devono pervenire. Detto questo, abbiamo molto chiaro che si tratta di una vicenda che non è spinosa soltanto per il fatto che siamo intervenuti per far tagliare tutte gli alberi e le spine che c'erano lungo il percorso, e quindi chi dovesse camminare a meno di un breve tratto scusatemi la battuta, non è spinoso da questo punto di vista, lo è dall'altro punto di vista. Tra l'altro interessa in questo momento non soltanto il comune di Bra, ma anche altri comuni, sicuramente il comune di Monticello, e quindi credo che nelle prossime settimane, al di là di incontri che possiamo fissare, un incontro lo fissiamo con l'ANAS, ma sarà mia cura domani mattina spedire una lettera perché si blocchi, come è avvenuto nella precedente volta, si blocchino i termini e si fissi una data in cui ci incontriamo e ragioniamo nei termini di questa questione, che ovviamente degli aspetti particolari. Capisco anche che si tratta di situazioni diverse, vi sono stati da parte dei cittadini delle risposte diverse rispetto alle lettere ricevute da ANAS. C'è chi non ha fatto assolutamente niente, c'è chi c'è chi si è avvalso dell'intervento fatto dal comune per richiedere il fatto che venisse bloccata la questione di. In ogni caso è intendimento di garantire l'accesso dei cittadini a casa loro, e quindi così come abbiamo fatto in passato agiremo in questa occasione per fare in modo che si apra un tavolo trattativa, di discussione con ANAS relativamente a questo argomento, che è argomento che riguarda la 231 su tratti diversi, in modo diverso, quello che è ovviamente non comprensibile, ma è difficile da capire, è che non è che tutti coloro che abitano dal numero 7 al numero 57 e che sono nelle condizioni, hanno ricevuto, qualcuno ha ricevuto, qualcuno non ha ricevuto, qualcuno ha ricevuto e ha cercato di regolarizzare e in un primo tempo gli hanno risposto che regolarizzavano, qualcuno ha ricevuto la lettera in cui hanno detto non regolarizziamo, quindi siamo in presenza di una situazione che è variegata e che va, secondo me, affrontata non per lettera, ma sedendoci e affrontandolo come abbiamo già fatto in passato.
Tra l'altro approfitto, nelle comunicazioni precedenti ho dimenticato di comunicare che il consigliere Panero rappresenterà il comune di Bra nella corsa che parte da Torino e raggiunge Roma, corsa che riguarda il 70° anniversario della Costituzione. Bene, grazie al sindaco. I proponenti dell'interrogazione possono replicare, come è ovvio. Prego, consigliere Tripodi. Grazie presidente, grazie sindaco per la risposta, ma siccome abbiamo già avuto modo di parlare di questa questione in un precedente consiglio comunale, vogliamo come gruppo ribadire la nostra posizione, nella quale crediamo e siamo convinti che in questo frangente, nelle sue parole, nel suo intervento di oggi, parla di tavolo di trattative quasi con dei toni molto pacati, credo che sia importante in questo momento usare tutt'altri toni, nel senso che non possiamo permettere minimamente che innanzitutto ci possono essere dei residenti o comunque dei nostri concittadini che non possano, magari tra 10 giorni, se questa procedura non verrà bloccata, entrare nelle proprie case con le proprie auto, perché a piedi potranno entrare ma con le proprie auto no. Questo non lo possiamo permettere, ma soprattutto non possiamo permetterci questa condizione dove innanzitutto riteniamo un comportamento dell'ente sovrano comunale poco rispettoso nei confronti dell'amministrazione, non possiamo minimamente far passare liscia questa cosa di mandare delle lettere con un'intimazione tra 10 giorni, o risolviamo la questione o tra 10 giorni quel passo Carraio rimarrà chiuso. Quindi credo che in questa questione più che trattative bisogna fare un discorso molto più generale, e ribadisco quello che abbiamo detto nello scorso consiglio comunale: il comune di Bra ha quella strada, la strada Orti, che ha utilizzato per decenni come sostituto e sostituta dell'Asticuneo. Noi non possiamo permettere né che il comune si possa far carico di altri costi abbassando la testa al diktat dell'ANAS dicendo acquisiamo la strada, perché l'acquisire la strada sarebbe un costo elevato. Innanzitutto non sappiamo bene il tratto che si dovrà acquisire, ma pensiamo alla manutenzione, pensiamo alla neve, pensiamo agli incidenti che sono avvenuti lì e quindi al ripristino ogni volta di quel tratto stradale. Quindi nel momento in cui l'ANAS ci pone il veto e ci viene a dire quella strada lì il comune la dovrà acquisire, noi lì dobbiamo utilizzare tutti quanti i mezzi a nostra disposizione, per la trattativa sta in un solo punto: noi saremo partecipi e prenderemo assumeremo le nostre responsabilità nell'acquisire anche quella strada solo ed esclusivamente nel momento in cui l'Asticuneo verrà conclusa. Quando in quella strada lì non più un camion passerà, allora solo in quella circostanza allora noi potremmo dire ok. Vorrà dire che il comune di Bra dovrà prendere le proprie responsabilità, alzare le proprie maniche e dire
e così non possiamo permettere minimamente che dei nostri residenti possano stare fuori di casa. E poi è un interesse generale del territorio generale il fatto di avere la conclusione dell'Astic 1. Questo è solo unico e dovrà essere unico argomento di trattativa dell'amministrazione su questa questione. Quindi ci fa piacere che il fatto che il sindaco sia in collegamento con il direttore compartimentale e che domani prenderà subito, si attiverà a scrivere direttamente che venga a bloccarsi immediatamente la procedura, questa procedura appunto che l'ANAS richiede la chiusura di questi passi carrai e la regolarizzazione, però chiediamo che con forza il sindaco introduca queste condizioni. Non abbassiamo la testa. Grazie. Grazie al consigliere Tripodi. Proseguiamo allora con l'ordine del giorno. Siamo al punto 2, proposta di mozione presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle riguardante la promozione e incentivazione di spazi per parcheggio delle biciclette. Prego consigliere Allasia di illustrare. Grazie. Grazie Presidente, visto che parliamo di bici volevo fare una battuta sulla comunicazione precedente per quanto riguarda la rappresentanza del Comune di Bra da parte del consigliere Paneo. Siccome è un noto ciucciaruote, chi frequenta il mondo delle bici sa che cosa voglio dire, sarebbe stato meglio una rappresentanza un pochettino più prestigiosa, ma va bene. A parte lo scherzo, ma mica tanto poi. Ciucciaruote chi non ciucciaruote. Comunque a parte lo scherzo, la questione, la mozione è nata in realtà da un'esperienza pratica, da un'esigenza puntuale che ho avuto modo diciamo di portare l'attenzione all'assessore che al momento non è potuto essere presente, e riguardava l'esigenza di una struttura commerciale, di un'attività commerciale nel comune che aveva la necessità di porre, proprio perché la sua utenza, soprattutto nel periodo primaverile estivo, faceva uso della bicicletta per recarsi presso la sua attività, aveva bisogno di uno spazio per il parcheggio bici in modo che non fosse ingombrante e che fosse diciamo consono al decoro dell'area e non desse ingombro a una pista, da una parte alla pista ciclabile e al passaggio pedonale. Da lì è nata il desiderio di approfondire un pochettino più la questione e da questo è nato in sostanza la proposta per farne un discorso più generale, cioè per non lasciare questa richiesta semplicemente un una tantum e cercare da un lato di facilitare eventuali richieste simili o meglio sistematizzarle, cioè avere una regola che valga poi per tutti e quindi non dover riaffrontare poi le problematiche eventualmente già affrontate magari un po' di tempo prima, e dall'altra quello invece di incentivare queste richieste e spiego perché. Allora, al di là delle premesse sulla bontà, soprattutto nei centri urbani in cui gli spostamenti hanno dei raggi inferiori ai 2 chilometri e mezzo, come il nostro caso, gli spostamenti con modalità differenti dall'automobile, quindi che siano trasporti pubblici piuttosto che trasporti individuali senza emissioni inquinanti, ci sono un paio di considerazioni. Innanzitutto è stato attivato da parte della Giunta il piano urbano della mobilità sostenibile, in cui si analizzano e si stanno analizzando determinati interventi e ritengo che questo sia un intervento diciamo da analizzare all'interno di questo piano più generale.
Dall'altra, il grosso problema che si vive nelle città con la nostra cultura è che la bici è utilizzata e vista come uno strumento per spostamenti per il tempo libero, essenzialmente. Attività fisica per i ciucciaruote, come nel caso precedente, piuttosto che hobby o per trascorrere il tempo libero con la famiglia. Mentre il punto nodale, perché sia effettivo l'uso della bicicletta, sia efficiente, è quello di arrivare a farlo considerare come un mezzo di mobilità effettivo, cioè uno strumento quotidiano anziché uno strumento che si utilizza quando si ha tempo. E uno degli aspetti fondamentali che serve a far diventare uno strumento a utilizzo tipo quotidiano, quindi sistematico, e al di là di altri passaggi, è dove poter rimettere, parcheggiare in sicurezza il proprio mezzo, in sicurezza e il più vicino possibile al punto di destinazione. Per quanto riguarda le biciclette, da un lato quindi ci sono due aspetti: uno è quello dei parcheggi, diciamo, pubblici, ma dall'altro invece c'è proprio l'aspetto del parcheggio presso attività o comunque qualunque, non semplicemente attività commerciali, ma studi professionali piuttosto che condomini, piuttosto che enti pubblici diversi dal comune, come può essere l'ASL o qualunque altro, un giudice di pace sperando che ritorni, la possibilità di avere uno spazio per parcheggiare comodamente in sicurezza il mezzo, che in questo caso non sarebbe la macchina ma la bicicletta. Perché normalmente i punti iniziali e finali di un percorso nella mobilità urbana sono uffici, edifici privati, e gli uffici pubblici e gli spazi commerciali. Quindi è lì che questa mozione si propone di facilitare, diciamo, agevolare lo spazio all'arrivo della propria destinazione. Come dicevo, c'è una parte, quindi si propone una parte regolamentare, in sostanza. C'è un esempio in Italia, non so se ce ne siano altri in altre città, che è quello del Comune di Milano, che io non riprenderei in toto perché ha degli aspetti che non condivido, ma nella proposta non si vuole entrare ovviamente nello specifico del regolamento, ma si dice: ragioniamo su un regolamento che prende in considerazione le esperienze che ci sono, ma non solo, e prende in considerazione la definizione delle modalità tecniche per la realizzazione del parcheggio in tema di segnaletica orizzontale e verticale, la definizione delle proprietà privata, perché se è privato chi agisce, la proprietà privata del parcheggio, ma su uso pubblico, il considerare l'esenzione della TOSAP in caso di occupazione di suolo pubblico per queste caratteristiche, il mantenimento a carico dei privati della struttura, del parcheggio e qualunque altra forma di finanziamento che si possa attivare per facilitare queste attività. E ovviamente c'è un altro aspetto importante: non c'è solo più la bici tradizionale come mezzo di spostamento, ma ci sono anche le bici elettriche. Attualmente in Europa ci sono 10 milioni di bici elettriche, almeno dai dati, mi pare, del 2016, si stima che per il 2030 le bici elettriche sul territorio europeo possono raggiungere i 60 milioni, cioè la crescita sia molto, molto sviluppata. C'è l'aspetto quindi di lavorare su una regolamentazione per essere pronti quando arrivi questa richiesta da parte dei privati, ma c'è anche l'altro aspetto, che è quello di fare una campagna di informazione, di spinta alla ricerca, all'iniziativa, queste iniziative da parte dei privati, affinché vi sia una più alta adesione. E quindi l'impegno che chiedo è quello, da una parte, che le commissioni competenti, io ho indicato la viabilità e i lavori pubblici, ma
quella che si vorrà indicare, che lavori su questa regolamentazione, dall'altra contemporaneamente a verificare già adesso, per quanto riguarda gli spazi pubblici, quegli spazi che sono carenti in termini di stalli per biciclette, e diciamo anche la parte pubblica ragionare dalla propria parte, per vedere come può intervenire, dove c'è domanda non perfettamente soddisfatta, e dall'altra parte, come dicevo, una campagna di informazione e formazione per l'incentivazione dell'uso della bicicletta. Ho scritto per la sua importanza anche a livello dello sviluppo commerciale urbano, e poi spiego nel dettaglio perché metto questa cosa, perché... E diciamo porsi un limite temporale in cui perlomeno una prima fase, ad esempio un lavoro sulla regolamentazione, magari su quali sono le linee guida o un progetto, un piano di sviluppo della formazione e informazione e persuasione per l'utilizzo di questo strumento entro la fine dell'anno. Perché ritengo che sia particolarmente importante la questione di informazione e formazione delle utenze private affinché siano stimolate a fare questa richiesta. Recenti studi, e non solo nei paesi a vocazione, o meglio, con tradizione nell'uso della bicicletta come uso quotidiano molto, molto note, come l'Olanda piuttosto che la Danimarca o la Germania, ma studi anche condotti negli Stati Uniti, un paese che notoriamente è estremo nell'uso dell'auto. L'auto è essenzialmente, si mangia, si beve, è un salotto, non è semplicemente un mezzo di trasporto. Ebbene, da questi studi nascono dei dati interessanti che dovrebbe aiutarci a capire i problemi che ci vengono posti normalmente quando si parla di isole pedonali o isole riservate ai ciclisti, spazi riservati ai ciclisti piuttosto che alle macchine, no? La prima grande preoccupazione dell'attività, e penso che l'assessore lo sappia bene, è che quando parliamo magari di, che ne so, si prospetta di togliere uno spazio blu o uno spazio bianco per mettere uno spazio per le macchine, per delle bici, c'è subito la paura, no? Dal punto di vista commerciale. Ebbene, gli studi confermano effettivamente che l'utente che viaggia in bici e anche quello che viaggia in piedi effettivamente spende meno di quello che viaggia in macchina. Però questo se viene osservato il singolo acquisto, il singolo viaggio, cioè per singola attività, ogni volta che un ciclista va in un negozio, se arriva con la bici spende tot, se arriva con la macchina spende un po' di più. Ma il saldo finale è a favore dell'utenza in bicicletta, perché a parità di periodo temporale preso in considerazione, chi usa la bici nel raggio urbano, parlo sempre del raggio all'interno dei 2,5 km, negli Stati Uniti si arriva fino a 7, le distanze sono un po' più ampie, il ciclista, chi usa la bici, va più spesso nell'esercizio commerciale. E quindi, da uno studio, per esempio, dell'Università, mi pare, di Portland del 2012, la cifra totale spesa, per dare un ordine di grandezza, da chi usa l'auto è $77, invece quella del ciclista è $103, quindi circa il 45-50 euro in più. E da notare che invece la spesa del pedone è simile a quella del ciclista, perché il pedone ha un raggio d'azione, chiedo scusa per il termine, normalmente sui 500 metri, oltre tende a prendere un altro mezzo. E questi studi sono confermati in Europa, dicevo, in paesi che hanno tradizioni importanti dal punto di vista dell'uso della bici. È interessante che vengano confermati anche, per esempio, negli Stati Uniti. Un altro fattore importante è che al posto di un parcheggio auto ci possono stare da 8 a 10, anche qui negli Stati Uniti perché amano l'extra large, fino a 20 biciclette. E anche questo è un fattore moltiplicativo dell'utenza potenziale nei confronti delle attività.
E poi volevo porre ancora altri due ragionamenti che ho trovato facendo un po' di analisi. In una recentissima conferenza che si chiama VeloCity, che è promossa dalla European Cyclist Federation, è una conferenza che è data a giugno di quest'anno, è stato presentato, ma non ancora portato nel dettaglio, uno studio di comparazione tra le regolamentazioni urbanistiche per quanto riguarda il parcheggio di bici e macchine in 31 paesi. E risalta una cosa che sembra banale, lo dicevo un pochettino prima, ma che sfugge poi sempre magari nei ragionamenti di legge, è che più si dà la disponibilità per quanto riguarda gli spazi ai mezzi, ad esempio automobili, e più ovviamente l'utente per recarsi in centro città piuttosto che nelle attività private è indotto a utilizzare questi mezzi. Cioè, in sostanza, se io posso andare in centro con l'auto e parcheggiare comodamente, è chiaro che tra i mezzi che ho a disposizione, se lo posso fare con l'auto, scelgo l'auto. E quindi una proposta che esce fuori, che è piuttosto interessante, e in tutti i paesi le regole urbanistiche sono individuare, per quanto riguarda gli standard urbanistici, degli spazi minimi per il parcheggio delle auto, no? Quindi, perché l'idea è quella di favorire il parcheggio delle auto, mentre la proposta che viene in base a queste considerazioni è prevedere un massimale di superficie per il parcheggio auto, non un minimo, un tetto massimo, e prevedere invece un parcheggio minimo per gli altri mezzi, per esempio su due ruote, le bici. Cosa vuol dire questo? Che se per me è più facile arrivare in bici in centro o presso il mio negozio di fiducia, mi muoverò più facilmente con la bici che non con la macchina. Un'ultima nota che secondo me va affrontata per quanto riguarda il regolamento, ho concluso, sulla questione degli stalli. Noi abbiamo, sarà da ragionare in dettaglio sul regolamento, ma noi abbiamo forme di stalli un po' diverse nell'area cittadina. Alcune non sono neanche utilizzabili da una bici, per esempio, tradizionale da 26 pollici. Questa qua davanti a Palazzo Garrone si può entrare solo con una parte solo della ruota. L'ancorare solo una ruota a un parcheggio di bici è altamente insicuro, è molto più insicuro che non ancorare il telaio per il furto della bici. Questo vuol dire che pensare gli stalli per dare maggiore sicurezza anche per questo aspetto agevola e invoglia sicuramente di più l'utilizzo di questo strumento, ripeto, per l'uso quotidiano. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ora è aperto adesso il dibattito e quindi invito i gruppi ad esprimersi. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, ma io credo di essere uno, forse insieme al consigliere Tripodi, come ci ricordava il consigliere Nino prima, siamo in meno indicati a parlare di sport questa sera. Io non faccio per vantarmi, ma sono cintura nera di lancio sul divano, mi piace, sono un pigro totale, e questa sera ho scoperto anche che esiste il termine ciucciaruote, non ne ero assolutamente non al corrente. Sicuramente la mozione del consigliere Allasi, adesso tornando un attimo seri, è interessante, mette sul piano della discussione quello che è sostanzialmente uno stile di vita, meno utilizzo dell'automobile, quindi conseguenze meno inquinamento, più utilizzo dei mezzi come la bicicletta, quindi un mezzo che sicuramente è più allineato con quello che è il buon vivere e un buono stile di vita. Non concordo con quanto diceva il consigliere prima riguardo al fatto che la bicicletta oggi è spesso utilizzata solo per sport o per svago. Prova ne sia il fatto che se noi facciamo un giro davanti ai parcheggi delle grandi aziende braidesi, i parcheggi sono pieni di biciclette, quindi dei dipendenti che tutte le mattine si recano al lavoro utilizzando questo mezzo. Credo
sarebbe un argomento su cui ciascuno di noi, ovviamente, avendo le proprie idee, potrebbe integrare quanto è stato detto prima. Ritengo però, e questo è un invito che faccio al promotore della mozione, visto che si parlava anche di stalli, visto che si parlava anche di TOSAP per quelle attività, cioè diciamo il non pagamento della TOSAP per quelle attività che danno la possibilità di ai propri clienti, alle proprie attività, una attività commerciale, di poter parcheggiare la bicicletta, di approfondire questo discorso in una sede più opportuna. Io credo che tenendo fermo il punto, perché penso di interpretare il pensiero di tutto il Consiglio, nel senso che credo che chiunque di noi avesse la possibilità di incentivare in qualche modo l'utilizzo della bicicletta lo farebbe. Però i punti toccati sono piuttosto numerosi e vanno ad implicare un regolamento che questa sera probabilmente non abbiamo avuto il modo di affrontare. E quindi invito il relatore e il promotore di questa mozione eventualmente, se fosse possibile, a ritirare la mozione, ma solo per poterne discutere nella sede opportuna, magari alla prima occasione in una commissione lavori pubblici, tanto per intenderci, in maniera tale che si possa studiare un percorso che possa essere condiviso fra tutti i componenti del Consiglio e fra tutti i gruppi, per poter arrivare, perché no, ad un regolamento, su questo io sono assolutamente d'accordo col consigliere Allasia, un regolamento che possa in qualche modo soddisfare quelle che magari saranno le necessità dei nostri concittadini che utilizzano tutti i giorni la bicicletta. Ecco, un attimo di tempo in più, un passaggio in commissione in più, probabilmente oggi potrebbe essere l'ideale per arrivare ad una soluzione, ad un pensiero condiviso, poi da presentare come magari a livello unitario alla Giunta perché ne prenda atto e perché magari ci possa essere un'azione da parte sua. Quindi ecco l'invito che posso fare, che mi permetto di fare al consigliere Allasia è proprio questo, cioè di rimandare questa discussione che io condivido nel merito ad una commissione o più commissioni lavori pubblici, proprio per poter esprimere tranquillamente il nostro pensiero, ma per poter arrivare ad avere magari una soluzione condivisa e poterla, come dicevo prima, presentare in maniera unitaria. Grazie. Grazie a lei, consigliere Marengo. Consigliere Allasia, prego, sì. Rispondo subito all'intervento di chi mi ha preceduto. Io ho fatto in modo, cioè ho inserito nella mozione la parte relativa a un elenco di punti possibili per la definizione del regolamento, non nella parte propositiva, ma nella parte di premessa. Proprio perché non avrebbe avuto senso mettere questi punti di regolamento e quindi diciamo di discussione all'interno della parte diciamo deliberativa, no? Della parte che impegna. Infatti rileggo solo velocemente l'impegno alla Giunta: ad attivare con i competenti uffici, anche in collaborazione con la Commissione Viabilità e Lavori Pubblici, una regolamentazione per la diffusione degli stalli per biciclette da parte dei privati. E no, ovviamente qua non do indicazioni su quale tipo di regolamentazione, c'è una regolamentazione che va discussa tecnicamente e, come diceva giustamente il consigliere, politicamente. A verificare gli spazi pubblici dove sono carenti o non adeguati gli stalli pubblici per numero, posizione e tipologia. A progettare nel contempo una campagna di informazione e formazione per incentivazione dell'uso della bicicletta e per la sua importanza anche a livello dello sviluppo commerciale urbano, e a portare a compimento entro la fine dell'anno corrente la prima fase operativa di questa attività. Cioè sono impegni proprio sul principio, no? Che lei diceva condivisibile. Quindi non sono impegni di dire prevediamo di, ad esempio, portando l'esempio della TOSAP, a pensare a una esenzione della TOSAP per tutte le attività, no? Cioè questo era nella parte, era un esempio di linea guida regolamentari come punti possibili
principali per discutere di un regolamento, ma non era nella parte propositiva, proprio perché altrimenti avrebbe avuto necessità di una discussione e sarebbe caduto anche il senso della mozione. La mozione è quella di promuovere, diciamo, la discussione, il senso della mozione, e di discutere su questo problema e di questo, su questa proposta, e di trovare delle soluzioni condivise. Se quindi si condivide il principio, sinceramente non vedo la ragione di rinviarne, insomma, la discussione. Ecco. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Ambrogio, prego. Sì, grazie Presidente. Ma io mi esprimo a nome della maggioranza. Noi ne abbiamo parlato di questo argomento e siamo ovviamente d'accordo sull'argomento, quindi siamo favorevoli a che l'utilizzo della bicicletta venga incentivato, soprattutto per gli spostamenti in città. Quindi il concetto è ovviamente condiviso anche da noi. Volevo solo ribadire il fatto che questo argomento è già stato e continuerà ad essere trattato nel PUMS, nel piano urbano di mobilità sostenibile, e volevo anche ricordare che il nostro comune ha aderito alla Carta di Milano e che con il bando che abbiamo vinto ogni scuola da adesso in avanti dovrà avere il suo portabici, quindi la nostra sensibilità sull'argomento è ovviamente una sensibilità positiva. Riguardo al discorso del regolamento, anche noi riteniamo che le sedi competenti siano le commissioni, quindi qui in Consiglio possiamo dare le linee guida, ma poi il regolamento stesso bisognerà che venga discusso nelle varie commissioni. Quindi a questo punto pensavamo di proporre una modifica sotto forma di emendamento a questa mozione qua. Abbiamo, diciamo, ovviamente non stravolto il, quindi siamo d'accordo sulla parte delle premesse, sulla parte del considerato che, ma quando si parla dal punto di considerato infine che, pensavamo di eliminare la parte specifica che dà dei punti specifici, proprio perché magari ci sarà modo di parlarne in altre sedi, e volevamo aggiungere nella parte impegna la Giunta alcuni punti. Se volete vi leggo e poi si possono fare le copie di queste modifiche. Quindi tutto inalterato il premesso e la prima parte del considerato che, la seconda parte che parte dal considerato infine che, quindi fino alla parte utilizzo degli spazi urbani andrebbe bene. Poi andremo ad eliminare, ripeto, le specificità di questa richiesta, e aggiungeremmo, vi leggo il pezzo finale, quello dell'impegno alla Giunta, questo è il testo: impegna la Giunta ad attivare con i competenti uffici e anche in collaborazione con la Commissione Viabilità e Lavori Pubblici, nell'ambito delle competenze dell'Ufficio per la Mobilità Sostenibile, uno studio di fattibilità per ampliare gli spazi di parcheggio per le biciclette, compatibilmente con le risorse economiche, a verificare gli spazi pubblici dove sono carenti o non adeguati gli stalli pubblici per numero, posizione e tipologia, e predisporre un'adeguata segnaletica con previsione dell'uso di postazioni con ricarica elettrica per biciclette, a progettare nel contempo una campagna di informazione e formazione per l'incentivazione dell'uso della bicicletta e per la sua importanza anche a livello dello sviluppo commerciale urbano, prendendo le mosse dalle indicazioni emerse dai tavoli di lavoro per la mobilità sostenibile anche riguardo ad eventuali incentivi in ordine non solo tributario, nel più ampio panorama del coinvolgimento di cittadini e operatori commerciali. Quindi questo sarebbe il testo che vorremmo, diciamo, presentare inerente alla mozione.
Non so se vogliamo fare delle copie eventualmente. Grazie. E volevo ancora aggiungere una cosa riferito al discorso delle rastrelliere. Visto che ci teniamo particolarmente al decoro della città, vorremmo anche che questo fosse poi discusso per evitare che magari i privati, uno la metta gialla, l'altra verde, l'altra rossa, di fare una cosa che fosse, che sia bella, decorosa, ovviamente funzionale, perché e quindi insomma anche su questo aspetto qua, se magari si lascia al privato la possibilità di fare lui, magari il lavoro può essere, come dire, meno bello. Ecco, vorremmo che fosse fatto una cosa organica e bella anche alla vista. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ambrogio. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, ma quando ho letto questa mozione qualche giorno fa ero assolutamente favorevole, poi dopo le illazioni fatte sul mio conto da parte del presentatore ho qualche perplessità, ma a parte gli scherzi raccolgo la sfida e la invito a seguirmi e a vedere per quanto tempo riesce a starmi a ruota. A parte le battute, allora prendiamo questo ordine del giorno e come gruppo non possiamo che essere favorevoli per quelle che sono le idee di fondo e le motivazioni di questa interrogazione. Andare in bici come strumento quotidiano, questo sicuramente è un fine importante, ma per fare questo ci vogliono le strutture, per fare questo ci vogliono le piste ciclabili, ci vogliono percorsi ciclabili protetti, ma ci vogliono piste ciclabili e percorsi ciclabili protetti, puliti, sistemati, in piena sicurezza. Non basta fare una pista ciclabile e poi abbandonarla a se stessa. È stata fatta la pista, ma molte di queste non possono essere utilizzate in quanto si trovano in stato di abbandono. Altro punto che intendiamo sottolineare è che per arrivare a questo obiettivo, che ci sembra un obiettivo lodevole, ci vuole il rispetto reciproco. E per rispetto reciproco intendo il rispetto che deve dare l'automobilista nei confronti del ciclista, ma sinceramente anche quello che il ciclista deve dare nei confronti dell'automobilista. Bisogna capire che ormai per le strade non ci sono solo più le auto o solo più le biciclette, ma ci deve essere una convivenza. E questo vuol dire che il ciclista deve rispettare il codice della strada, perché è un mezzo che sta circolando per le strade, e posso dire agli automobilisti di avere un attimo di pazienza quando incontrano un ciclista. A volte fare un sorpasso azzardato è, come si dice, se vogliamo continuare a usare termini tecnici, fare un rasetto a un ciclista è molto pericoloso. A volte basta veramente qualche decina, ma anche meno, di secondi della propria vita, aspettare che passi la curva, aspettare che passi quel tratto di strada un po' più stretto, di poter fare questo sorpasso con maggiore sicurezza, per far sì che si possa convivere tutti per le strade, perché appunto il fine è lodevole, ma io in questo momento dover dire ai miei nipoti o a chi ha dei figli ed essere così tranquillo e sereno nel dire prendi la bicicletta e vai per le strade di Bra o fuori Bra o dappertutto, non è un caso solo di Bra, non so se la sicurezza in questo momento mi renderebbe così tranquillo. Quindi, e questo è un processo lungo, lo capisco, è un processo che ci vuole del tempo, è un'educazione civica che deve partire sicuramente dalle scuole per arrivare a questo lodevole obiettivo. Per quanto riguarda le attività che si possono mettere in atto, ce ne sono molteplici, anche noi crediamo che le commissioni siano il luogo opportuno dove discutere. Ci viene in mente di poter
vincolare una parte degli oneri di urbanizzazione delle costruzioni proprio per la costruzione, vincolarli come spesa per la costruzione e il posizionamento di stalli per le biciclette o per la sistemazione e la manutenzione delle piste ciclabili. Per quanto riguarda invece la parte dell'interrogazione, della mozione, che impegna la Giunta, concordiamo con quello che è stato scritto, però riteniamo che per quanto riguarda la parte dove viene indicata attivare il componente uffici anche in collaborazione con la Commissione di Viabilità e Lavori Pubblici, va bene una regolamentazione per la diffusione. Questo va bene, Bra è già una città che ha tantissimi regolamenti, quindi penso che questa regolamentazione possa essere inserita all'interno di uno dei regolamenti che già è presente nel Comune di Bra, quindi di non andare a inserire un altro nuovo apposito regolamento che serva per regolare questa parte dell'arredo urbano. Ce ne sono che parlano dell'arredo urbano e questo può essere anche una risposta a quello che diceva la collega prima. Sicuramente se il regolamento viene inserito un articolo che bene spiega come devono essere fatti sia come materiale, come dimensioni, questi stalli per la bicicletta in maniera da uniformarli un po', anche il privato che vuole intervenire ha dei vincoli che lo obbliga a farlo in maniera omogenea con tutti gli altri. Quindi, a parte la parte che adesso discuteremo, che è quella che ha presentato la maggioranza come modifiche, anche noi vorremmo presentare un piccolissimo emendamento dove impegna la Giunta, dopo la virgola, una regolamentazione, modificheremo con regole per la diffusione degli stalli per le biciclette da parte dei privati, cioè regole che vengono inserite all'interno di regolamenti già presenti nel Comune di Bra. Grazie. Chiedo scusa però, è un emendamento all'emendamento o è un emendamento al testo originale? Quindi ad attivare con i competenti uffici e anche in collaborazione con la Commissione di Viabilità e Lavori Pubblici, virgola, regole, quindi regole per eccetera. Grazie. Allora, due gruppi, anzi la maggioranza, sì, prego. Una precisazione, se poi nella discussione il Consiglio Comunale deciderà di trovare una soluzione unanime con le modifiche presentate, ritireremo la nostra proposta. Grazie. Consigliere Ferrero, prego. Mentre siamo in attesa delle fotocopie, aggiungo solo due cosine su quanto detto già dalla consigliera prima. Ribadisco il fatto che come maggioranza siamo d'accordo in linea di principio sul filo conduttore della mozione, la condividiamo. Le perplessità ci sono sulla eccessiva specificazione che c'è nel considerato. Cito un paio di esempi. La perplessità di che la cosa comprenda l'installazione dei condomini davanti alla porta dei condomini. Penso alle discussioni che possano venire fuori tra gli abitanti di questo accesso o di quelli dell'accesso vicino, se la cosa è piazzata dai condomini dell'uno che diranno ai condomini dell'altro: no, tu questa non la usi perché questa l'abbiamo messa noi, questa per dirne una. L'altra, ad esempio, di due attività piccole, commerciali, attaccate una all'altra, che una piazza la
piazza la rastrelliera a proprie spese, penso che implicitamente pensi che questa sia riservata alla propria clientela, quella del negozio vicino, 3 metri di distanza da questa porta, tranquillamente la posa lì e cominciano i battibecchi tra uno e l'altro. Ecco, dico questo non per dire che non bisogna farlo, che sia necessario approfondire questi aspetti in un lavoro di commissione, di approfondirlo molto e anche, mi permetto questo, lo dico in modo personale in quanto non discusso a fondo in maggioranza, ma che sarei per privilegiare che in maggior parte l'installazione sia fatta dalla parte pubblica, previo un bel accertamento preventivo di tutte le necessità degli spazi pubblici, a partire dagli edifici, dalle scuole e quant'altro, e poi anche in punti particolari della città dove si riscontri questa necessità per la quantità di esercizi commerciali che ci sono vicini. Non vedrei male se tendenzialmente fosse la parte pubblica a provvedere a questa cosa. Comunque ribadisco quanto affermato dalla consigliera Ambrogio di rimandare un po' lo studio e la specificazione delle varie cose alla commissione lavori pubblici, al PUMS, e in tempi non lunghi ma non anche così stretti per poter approfondire la cosa. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Tripodi, e poi presumo, perfetto, comunque, consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente, nel merito è già intervenuto a nome del gruppo il consigliere Panero, ma semplicemente il ciucciaruote, com'è che era? Ok. Non c'è l'altro consigliere, se no facevo una battuta anch'io, ma non essendoci, quindi evito. Comunque, il mio intervento semplicemente è un intervento più di carattere generale, nel senso che questa mozione è una mozione importante che tocca un argomento che forse a me tocca un po' meno, perché vista la mia stazza, personalmente, visto e considerato che sono stato criticato prima da un consigliere o comunque un po' deriso, a me tocca un po' meno, ma è una questione che prima o poi toccherà anche a me, perché mi piacerà un giorno abitare comunque nelle vicinanze e comunque riuscire spesso e volentieri a utilizzare la bici e quant'altro, come spesso di voi, molti di voi fanno quotidianamente. E mi farebbe anche bene a livello fisico. Togliamo questa parte, questa premessa così un po' scherzosa e parliamo in maniera seria. Questa amministrazione è qui in carica da 9 anni. Mi fa piacere che una mozione del consigliere all'Asia, dove tratta dall'input, da modo di discutere di quello che è stato ed è tutti i giorni un cavallo di battaglia di questa amministrazione, che è quello della mobilità sostenibile, del fatto di muoversi in maniera più ecologica, quindi trovare il modo di utilizzare sempre meno le macchine, le automobili, i mezzi a motore, ne ha dato prova il sindaco in tutti questi anni, ma comunque che sempre, da sempre ho l'immagine di questa signora bionda che sfreccia con la sua bicicletta, ma in 9 anni su questa tematica poco
si è fatto. Quindi mi fa piacere che una mozione presentata dal consigliere Allasia a oggi vede presentarsi subito dalla maggioranza un emendamento dove chiede l'impegno alla giunta di... La giunta in carica da 9 anni, mi dispiace che non abbiano fatto prima o richiesto prima tra i banchi della maggioranza questo impegno che doveva essere uno dei cavalli di battaglia. Anche perché la stessa maggioranza propone un emendamento dove richiede anche quello che è un nuovo studio di fattibilità per il posizionamento di rastrelliere, parcheggi e quant'altro. Ne abbiamo spesi non so quanti decine di migliaia di euro per uno studio di fattibilità sulla mobilità sostenibile, andiamo a spendere altri soldi per fare degli studi per mettere le rastrelliere e per far parcheggiare le biciclette. Poi nello stesso tempo ascolto il consigliere Ferrero dove dà delle indicazioni su sarebbe meglio che queste azioni vengano fatte dalla parte pubblica, perché se le rastrelliere venissero comprate dal vicino, poi questi parcheggi non so chi potrà utilizzarli, se un caos. Quindi significa che le idee in generale, gli obiettivi sono univoci, ma in 9 anni le idee non le abbiamo messe molto in ordine e comunque non abbiamo trovato un indirizzo che poi in concreto ha fatto sì che le nostre strade abbiano dei percorsi protetti per i ciclisti, hanno fatto sì che le piste ciclabili non siano aumentate di pochi decine di metri, hanno fatto sì che parcheggi per le rastrelliere, parcheggi per le bici siano così pochi. Ogni tanto bisogna ricordarlo. Questo è il nostro ruolo, noi siamo la minoranza, è anche giusto dare degli input perché questa amministrazione non è che si possa impegnare negli ultimi 9 mesi a fare un qualcosa che doveva farlo in 9 anni. Quindi, per quanto ci riguarda, le nostre proposte sono state molto concrete, le ribadisco, le ripropongo. Il consigliere Panero ha detto prima, ha affermato nel suo intervento, di prevedere semplicissimamente, nel momento in cui negli oneri di urbanizzazione, vincolare una percentuale per fare delle opere che riguardano la viabilità ciclabile, per il posizionamento di parcheggi, rastrelliere, bici. È logico che noi non vogliamo che ci siano privati che comincino a mettere rastrelliere gialle, verde e blu. Quella è attività della pubblica amministrazione, e l'amministrazione che deve dotare la città di quei parcheggi. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questa mozione. Un po' cerco di interpretare di nuovo anche l'intervento del consigliere Panero, dove noi quando sentiamo una regolamentazione ad hoc per l'installazione di rastrelliere, parcheggi per le biciclette e quant'altro, ci viene male perché siamo già pieni di regolamenti. Cioè, noi invece di deregolamentare mettiamo un altro regolamento anche per fare, per posizionare delle bici. Abbiamo già fatto tutti gli studi, abbiamo fatto studi su studi. Adesso è il momento di capire che esiste, come ha detto un consigliere che mi ha preceduto, esiste una determinata viabilità, lo vediamo anche all'entrata delle varie aziende, delle varie fabbriche che ci sono attorno, e quindi dobbiamo semplicemente dotare la nostra città di questi parcheggi, che poi lo venga a fare la pubblica amministrazione. È normale che sia la pubblica amministrazione a farla, è normale che il comune sia a dare un'omogeneità anche di arredo pubblico, come tutt'oggi stiamo facendo, tutt'oggi sta andando avanti così l'attività amministrativa. E quindi su questa mozione noi siamo favorevoli, con quel piccolo emendamento dove
semplicemente vogliamo dire: non facciamo regolamenti ad hoc, introduciamo questo semplice principio all'interno di regolamenti già presenti. E poi, come tutte le mozioni sono quella forma per dare un indirizzo e per impegnare la Giunta a far sì che nel più breve tempo possibile si possa parlare di questa tematica nelle sedi opportune. Ripeto, non sarei sorpreso se il consigliere Allasia fosse qui consigliere da pochi mesi e l'amministrazione in carica fosse un'amministrazione in carica da pochi mesi, non mi sarei sorpreso di nulla. Ma visto e considerato che il consigliere Allasia è qui da 4 anni, l'amministrazione in carica è in carica da 9 anni, vedere che c'è un emendamento dove chiedono alla maggioranza l'impegno della Giunta a fare queste cose significa che in tutto questo frangente la Giunta, la maggioranza, si è impegnata un po' troppo poco, e mi fa piacere che se ne sia accorta e che faccia questo emendamento dove da questo momento in poi si impegnerà a fare di più. Grazie. Chiedo scusa, a proposito di emendamenti, nel finale del suo intervento lei ha detto con quella piccola aggiunta, ma non ho capito quale. Regole, quindi la stessa cosa del consigliere Panero. Ho capito. Quindi, se ho capito bene, no al regolamento, ma sì alle regole. Sì, ma ho capito. No, era solo per dare a me stesso il quadro di... Sì, ho capito. Quindi, lo stesso riferimento del consigliere Panero. Perfetto. Consigliere Somaglia, prego. Sì, grazie, Presidente. Io non avrei voluto intervenire, perché è già intervenuto bene il mio collega consigliere Marengo. Anzi, avrei voluto intervenire a inizio seduta per ribadire ciò che penso delle mozioni che ho già detto in altre occasioni. La mozione è uno strumento che le assemblee elettive di ogni grado hanno nei confronti dell'organo esecutivo per indirizzare delle scelte di politica. Questa è la mozione. E allora, più volte io ho detto in questa sede che quello strumento così deve essere usato, e non per richiedere l'installazione di portabici in una maniera, un regolamento, questo e quell'altro. Però la discussione che è stata portata avanti, i contributi, alcune variazioni e alcune considerazioni che sono state fatte, danno invece delle indicazioni di carattere politico, di indirizzo che un'amministrazione, qualunque essa sia, deve prendere. E allora se riduciamo la mozione a impegnare la Giunta affinché si attivi per sistemare questo, mettere quello e quell'altro, diventa uno strumento veramente riduttivo. Se invece lo intendiamo come dovrebbe essere, cioè quello di dare un indirizzo politico all'organo esecutivo, allora la discussione e coi contributi che sono stati portati, che vanno in quel senso, ricordo la riduzione dei contributi urbanistici per incentivare i condomini, ok? La discussione diventa molto più ampia e diventa una discussione di come viene intesa la mobilità, di come viene intesa la vita quotidiana di una città, soprattutto del centro cittadino. E ancora di più vado a ribadire quello che ha detto il consigliere Marengo: la discussione deve essere spostata in un'altra sede, non in questa, dove non possiamo soffermarci per motivi di tempo, per motivi di discussione, per motivi di preparazione sull'argomento che viene
durante la discussione, no? Ho citato due passaggi che devono essere in qualche maniera approfonditi, non possiamo approfondirle qua. È possibile destinare, adesso scusate se non utilizzo la terminologia corretta, gli oneri di urbanizzazione per tutta questa serie di considerazioni, ma soprattutto la considerazione che facevo poc'anzi, che andiamo in considerazione più ampia di indirizzo politico. Cosa vogliamo fare o cosa è stato impostato da questa amministrazione negli anni? Cosa intendiamo della mobilità, soprattutto della mobilità pulita, ecologica, dell'utilizzo degli spazi del nostro centro, nella nostra città? Allora, se la discussione va in quel senso lì, non può essere esaurita con la presentazione di una mozione dove per arrivare a oggi mettere due rastrelliere per il posizionamento della bici, lo possiamo fare con una richiesta all'assessore competente o agli uffici preposti. Se invece dobbiamo impostare una discussione molto più ampia, dobbiamo farlo in un'altra sede e in maniera molto più compiuta e approfondita. Grazie consigliere Somaglia. Si era prenotato il consigliere Maggiù, prego. Grazie presidente. Sì, volevo anch'io ribadire che questo forse è stato uno dei temi su cui si è tornati di più in questi anni, e quindi penso che sia un tema veramente molto importante che vada affrontato in maniera seria e lungimirante. Si è parlato prima della carta di Milano e ovviamente è molto positivo il fatto che le scuole si adoperino per avere delle rastrelliere per le biciclette degli studenti, però a volte è un problema arrivare a scuola in sicurezza. Io in questi mesi l'ho provato sulla mia pelle, un bimbo di 4 anni, andiamo in bici insieme spesso, e se non vai su marciapiede rischi tantissimo. Su alcuni tratti si viaggia in sicurezza, assolutamente, in centro, quello rifatto, insomma tutta la ristrutturazione cittadina nel centro è ottima per andare in bici, ma sulle strade che collegano insomma la periferia o vai su marciapiede o rischi perché le macchine ti passano molto vicine, e se vai vicino a marciapiede rischi di cadere nei tombini spesso profondi 1-2 cm di profondità. E quindi secondo me bisogna usare a vedere una città diversa, immaginare una città diversa, ma voglio anche ricordare insomma per chi mi ha preceduto che quando si parla di piste ciclabili, spazi per le bici, si dice anche che è una realtà alternativa alle macchine, vuol dire togliere alcuni parcheggi. E qualche mese fa mi ricordo che quando c'era stata la possibile apertura di via Sarti, sui giornali c'è stato un polverone perché si rischiava di perdere 1, 2, forse 3 parcheggi. E io sono delle idee che bisogna assolutamente sacrificare dei parcheggi perché o si fanno delle piste ciclabili serie, altrimenti è inutile. È inutile mettere delle rastrelliere senza dare la possibilità di poter viaggiare in città in maniera insomma sicura, come succede in altre città. Quindi quando parliamo di piste ciclabili almeno abbiamo la coerenza di dire no parcheggi, oppure sì a ridurre determinati parcheggi. Condivido assolutamente il fatto che le rastrelliere debba essere il comune ad assegnarle, ma potrebbe anche essere interessante l'idea di vedere un regolamento che il privato deve appoggiare un po' come i Deor, come devono essere le rastrelliere. Però voglio anche ricordare che in questi qualche anno fa, sulla questione decoro, anche questa parola è uscita questa sera, a volte le rastrelliere certamente se hanno colori diversi, forme diverse, rovinano il decoro della città, ma a volte vedere le bici attaccate ai pali è ancora più indecoroso. E questo l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. E mi ricordo che in piazza 20 settembre non era dotata di rastrelliere. E ho chiesto più volte all'assessore competente di poter aggiungerne una, di fare in modo che le persone non attacchino più le biciclette sui pali. Non c'era niente da fare. E lo voglio dire qui, non perché me ne faccio vanto, ma semplicemente perché senza questa operazione non si sarebbe mosso nulla. Ho dovuto mandare io un bonifico, e poi l'assessore al bilancio può controllare, dove ho chiesto che venga comprata una rastrelliera e messa in piazza 20 settembre. La settimana dopo era stata messa. Per cui penso che ci sia bisogno in alcuni punti, sia fondamentale, sia molto importante, che debba essere il pubblico a dare l'ultima parola, ma soprattutto
quando si parla di piste ciclabili, almeno davvero andiamo oltre alla città studiata per le macchine, perché la città in parte è studiata per le macchine, ma ovunque le città sono progettate per le macchine. Andiamo verso una realtà bike friendly, come si dice insomma in Nord Europa, e anche al costo di sacrificare alcuni parcheggi in centro. Finisco, non porto nessun emendamento alla mozione, perché in realtà ormai non è più la mozione originale, è cambiata completamente. Semplicemente, se avessi proposto un emendamento, avrei chiesto di convocare entro tot giorni, un mese, una commissione nella quale possiamo discutere di tutti i dettagli. Grazie. Grazie. Il consigliere Somaglia voleva fare una precisazione. Brevissimo, prego. Brevissimo, perché ci siamo sentiti chiamati in causa da parte del consigliere Amajou. Noi siamo stati quelli che ci siamo lamentati dell'eventuale soppressione di alcuni posti auto, e ciò è decisamente collegato al pensiero che ho voluto esprimere prima, cioè o si tratta di una visione di quello che si vuole e di una programmazione su quello che si vuole fare. È ovvio che il centro, le nostre strade oggi purtroppo non sono, come dire, progettate o non sono adatte a un traffico misto ciclabile e veicolare. Oggi purtroppo le autovetture sono tante, però per arrivare a ciò che diceva il consigliere Amajou occorre una visione diversa, un'impostazione diversa, una programmazione diversa, poco ha a che fare con la proposizione di una mozione, poi non c'è veramente una discussione molto più ampia a seguire. Grazie, ma vengo anch'io come consigliere, ma innanzitutto io mi permetto di richiamare l'attenzione sul contenuto di questa mozione. L'oggetto presentato dal consigliere all'Asia parla di promozione e incentivazione di spazi per il parcheggio delle biciclette. Allora, io capisco che questo argomento si può prestare a considerazioni generali e universali in senso lato, ma in senso non c'è polemica assolutamente da parte mia. Posso capire che si presti questo discorso a considerazioni generali, e quindi andiamo a parlare della bicicletta come strumento di trasporto, e con tutti gli addentellati che questa ha con la discussione relativa alla sostenibilità, alla pulizia, all'ambiente. Allora però il discorso fatalmente si allarga e va a contemplare anche tutti i massimi sistemi della mobilità. Ma se noi stiamo al contenuto, promozione e incentivazione di spazi per il parcheggio delle biciclette, al testo del consigliere all'Asia, che la maggioranza, già come detto per bocca del consigliere Ambrogio e del consigliere Ferrero, condivide sostanzialmente nello spirito. Tuttavia la maggioranza, non per fare retromarcia o per fare ammenda dei 9 anni di inerzia o di non attenzione, come forse si potrebbe intravedere nelle parole di chi ha parlato 2 o 3 interventi fa, ma semplicemente perché gli anni vanno avanti, il tempo scorre, e la stessa maggioranza ovviamente non può limitarsi a ratificare iniziative e delibere che la Giunta prende. La maggioranza, grazie a Dio, ha al suo interno dibattiti, sensibilità, opinioni che poi fanno sintesi. Pertanto, l'emendamento proposto dal consigliere Mariella Ambrogio è un emendamento propositivo che va in direzione di un miglioramento delle condizioni di posteggio delle biciclette. Questo è l'argomento. Per quanto riguarda poi tutto il discorso sulla mobilità sostenibile, io qui voglio in modo particolare rendere conto e ringraziare il lavoro che in questi anni la Giunta ha fatto sulla mobilità sostenibile. Tant'è vero che si è individuata anche una delega nei confronti dell'assessore Borrelli,
che d'intesa con tutti gli uffici comunali che sono competenti, con la collaborazione di altri consiglieri che hanno deleghe, altri assessori che hanno deleghe, che sono attinenti e, come dire, convergenti sul medesimo argomento, ha predisposto e sta predisponendo iniziative volte al miglioramento della mobilità nella città di Bra. Però qui stiamo parlando di spazi di parcheggio per le biciclette. Ora, a fronte di una richiesta contenuta nel testo della mozione del consigliere Alasi, una richiesta di giungere, anche se non l'ho letta io in modo così imperativo, così apodittico, dello stesso discorso che ha fatto il consigliere Alasi, mi pare di aver capito che nella premessa l'inserimento di una eventuale regolamentazione serviva, poi mi corregga se sbaglio, più per proposizione, provocazione positiva, per arrivare poi al punto conclusivo. Quindi a maggior ragione la maggioranza si è permessa di fare alcune considerazioni per rendere più snella la mozione e sostanzialmente abbiamo reintrodotto nella parte dell'impegno quello che in altre parole il consigliere Alasi aveva citato a livello di considerazioni. Abbiamo infatti recuperato la necessità, la previsione dell'uso delle postazioni con ricarica elettrica e abbiamo recuperato anche il discorso degli incentivi, perché nei tavoli sulla mobilità l'assessore Borrelli, poi magari eventualmente molto meglio di me, potrà affermarlo, coinvolgendo soggetti privati, associazioni, titolari di esercizi commerciali, questo discorso sull'incentivo è stato fatto. Certo, noi abbiamo scritto, non a caso, un incentivo non solo tributario. Gli incentivi possono essere diversi e vari, alcuni li ha citati anche il consigliere Alasi, per esempio delle iniziative che gli esercenti possono assumere a favore di chi entra nel loro negozio giungendo appunto in bicicletta o comunque non in automobile. Quindi anche su sollecitazione di quanto diceva il consigliere Somaglia, io condivido questo, il discorso che lui ha fatto. La mozione non può ovviamente per il suo stesso istituto trasformarsi in una richiesta di azioni immediate, perché a questo punto sarebbe sufficiente chiedere la posizione di una rastrelliera qui, una là e una là e buonanotte. Il risultato forse è lo stesso, però il procedimento formale è un altro. Mi risulta che comunque di rastrelliere in giro per la città ce ne siano, sono state posate nel corso dei 9 anni precedenti. Ciò non toglie che noi siamo perfettamente d'accordo sul fatto che questo strumento del parcheggio delle biciclette debba essere ulteriormente favorito. E, ripeto, proprio per non incorrere nei rischi di cui parlava il consigliere Somaglia, la maggioranza ha voluto con i suoi emendamenti ribadire il carattere proprio di previsione politica in senso lato. Quando la maggioranza propone lo studio di fattibilità, ecco, nessuno della maggioranza ha pensato di affidare questo studio a chissà quale tecnico specializzato in mobilità ciclabile su biciclette. Lo studio di fattibilità poteva essere benissimo utilizzato come piano, programma, abbiamo usato questa parola, ma studio di fattibilità non può essere considerato da parte nostra come la richiesta di un ennesimo studio, quindi con le annesse conseguenze dei costi, eccetera, eccetera, perché mi pare che lì il discorso volesse andare. Ma studio di fattibilità vuol dire, insieme a tutte le commissioni competenti e all'assessorato alla mobilità sostenibile, cercare di realizzare un disegno che possa concorrere ad aumentare gli spazi dei parcheggi delle biciclette senza in questa sede addentrarci sugli strumenti operativi di questa scelta politica. Quindi da questa sera non potrà uscire un regolamento, come ovvio,
e non potrà nemmeno uscire un'indicazione sul colore delle rastrelliere, perché qui saremmo completamente fuori tema e fuori discussione. Il Consiglio, se raccoglierà l'emendamento proposto dalla maggioranza, inviterà e impegnerà la Giunta a prendere tutte le misure possibili per aumentare gli spazi del parcheggio delle biciclette. Grazie. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Non so se sono io che sono stanco, che sono ritornato da poco dalle ferie, ma devo dire che non ci ho capito praticamente nulla di molti interventi. E perché il senso della mozione è il più generico possibile. Non c'è nessuna indicazione specifica. Pone degli obiettivi su un tassello, se vogliamo discutere di tutto l'ambito dei trasporti pubblici urbani, non penso che una mozione possa contenere qualcosa del genere, ma semplicemente parte, come ho spiegato nella premessa, da un'esperienza specifica, e dall'esperienza specifica puntuale ho cercato di farne un'argomentazione generale. L'argomentazione, il problema specifico puntuale è: c'è un negoziante che ha l'esigenza di mettere un parcheggio di bici davanti al suo negozio e non esiste, e questo è un problema puntuale per lui, e non esiste nessuno strumento, perché l'ente non ha questo strumento e non ha risposte da dargli. Da lì viene fuori non semplicemente il problema suo, di quell'esercente, ma viene fuori una proposta per dire: generalizziamo il tipo di approccio e incentiviamo e formalizziamo questo aspetto. E qui ci sta tutto l'ambito politico, e l'aspetto tecnico è tutto tenuto fuori, perché l'aspetto tecnico è demandato alla discussione nelle commissioni. Poi, se non vi va bene col taglio lungo, col taglio corto, fatele voi le mozioni, io sto a casa ed è meglio. Poi ci sono alcune cose che non sono state capite nel testo della mozione. Dicevo al consigliere che nella discussione dell'emendamento che ci sarebbe la libertà per i privati di farla come si vuole. No, ho specificato proprio che nelle linee guida la regolamentazione deve prevedere sia l'efficacia della segnalazione che le questioni di decoro. È già scritto, in sostanza. Poi che sia più su, più sopra, insomma, più sotto, più sopra, non ha nessuna importanza. Sulla questione della mancanza delle piste ciclabili è tutto estremamente vero. Ho fatto anche delle interrogazioni in questo Consiglio sullo stato, sulle condizioni di alcune piste ciclabili. Diciamo, dovevo fare una mozione, ditemi voi come dovevo fare la mozione. Dovevo fare una mozione che prevedeva il discorso sulle piste ciclabili, sul parcheggio, sul perché non si può andare in bicicletta a scuola, eccetera. Avessi fatto una mozione così, l'avrei fatta di 30 pagine, e come molte relazioni che magari faccio per le commissioni, ma non è poi una mozione. Poi mi avreste rimproverato che una cosa del genere non si può discutere in Consiglio, insomma. Se vi piace l'idea, io sono disposto a discutere sempre gli emendamenti. Devo dire che gli emendamenti della maggioranza, da un certo punto di vista, sono né zuppa e pan bagnato rispetto a quello che ho scritto, e sinceramente non mi interessa neanche fare molta discussione su questi emendamenti. Mi interessa di più però che sia stato tolto l'aspetto sulla tempistica. Un impegno sulla tempistica, secondo me, ci deve essere. Sull'esigenza e sulla necessità di parcheggi pubblici c'è stata una critica, una considerazione, non una critica, sul fatto che, e qui secondo me anche non si è capito la mozione, che un privato dice: ma io ho fatto gli stalli, ho realizzato gli stalli con incentivi o meno davanti al mio negozio, ma lo usano anche i clienti del negozio vicino, piuttosto i condomini del condominio a fianco.
i parcheggi sono a uso pubblico, cioè l'idea è incentivare stalli non a uso condominio di Claudio Allasia piuttosto che, ma l'uso di quei parcheggi, io facevo riferimento al comune di Milano, sono di uso, l'uso di quei parcheggi è pubblico. E questo toglie un po' tutti i problemi del caso. Poi tutti i ragionamenti si possono fare, ma sono veramente nel dettaglio e penso che non abbia senso discuterne qui, ma abbia senso discuterne in fase di regolamentazione. Per quanto riguarda la questione della mancanza o meno di stalli, questo riguarda un pochettino più in modo più pregno, diciamo, il senso della mozione, io vi porto l'esempio di stasera, entrando qui in Consiglio Comunale, c'è una rastrelliera con tre bici davanti a Piazza Garrone, davanti alla Piazza del Comune, c'erano cinque macchine parcheggiate tra la statua, Palazzo Matis e Palazzo Garrone. Se questi spazi, l'idea sarebbe anche, così come per le scuole, c'è un problema gravissimo di accesso alle scuole in termini di sicurezza, penso alla scuola in via Europa, penso alla scuola media in via Brizio, dove le macchine parcheggiano e sostano e si muovono sulle strisce pedonali in mezzo ai bambini che escono ed entrano dalla scuola. Se ci fossero spazi per parcheggio bici, ad esempio in questa piazza, che fossero più di tre stalli di bici, toglierebbero lo spazio al parcheggio delle macchine. Questo è un po' il senso, così come la stessa cosa è all'ingresso in via Cavour, la zona pedonalizzata. Sappiamo tutti benissimo che molte macchine parcheggiano davanti alle fioriere. Se lì ci fosse uno spazio, faccio un esempio, non è che ci fosse uno spazio per il parcheggio pubblico delle bici, non ci sarebbe possibile parcheggiare fisicamente le macchine. Io non volevo fare una mozione per discutere su cosa ha fatto, cosa non ha fatto la maggioranza, perché mi sono limitato, è un limite mio, a fare una proposta il più concreto possibile, ma di indirizzo politico, e chiaramente di indirizzo politico, ma sul concreto. Se vogliamo discutere di cosa ha fatto o meno la maggioranza, sono d'accordo con cosa diceva il consigliere Panero, su quello che diceva il consigliere Tripodi dal punto di vista concettuale, ma ne discuteremo in commissione, discuteremo in consiglio magari su interrogazioni come abbiamo già fatto, e magari discutendo per esempio del bilancio, sugli stanziamenti a bilancio per la mobilità sostenibile, che segnano evidentemente e chiaramente quali sono le intenzioni della maggioranza. Sono molto d'accordo anche su una cosa che ha detto il consigliere Ab, su una parte che adesso però non mi sono segnato la nota, ma c'era una prima parte dell'intervento su cui ero pienamente d'accordo, però vorrei solo ritornare sul senso della mozione. Io sono, diciamo, non avevo questa ambizione di discutere il mondo universo del trasporto su bici, avevo semplicemente la volontà di parlare di un problema specifico. Sono onorato del fatto che questa mozione susciti tanto interesse, tanta discussione. Ritengo, come dicevo prima, che gli emendamenti della maggioranza non cambiano di molto la mozione. Ritengo che da questo punto di vista siano abbastanza superflui, perché la mozione è veramente generica, non ha né preconcetti politici né tecnici, soprattutto vuole dare un indirizzo politico in modo chiaro e preciso, il riferimento più importante è l'indicazione del tempo, e tralasciarla, come ho visto nel vostro emendamento, non lo farei. Un'ultimissima nota, e grazie Presidente per il tempo in più che mi lascia, sull'emendamento dei colleghi Panero e Tripodi. Si dice non vogliamo un nuovo regolamento perché ce ne sono già tanti, no? Io anche su questo sono stato veramente quasi andreottiano, ho scritto regolamentazione, non ho scritto regolamento, no? Se avessi scritto regolamento avrei inteso voglio un nuovo regolamento, no? Io ho lasciato tutto aperto per dire regolamentazione, regole o regolamentazione sono un sinonimo, è un sistema di regole, regolamentazione è solo un sistema di regole, che noi lo prendiamo e lo mettiamo nel regolamento edilizio, piuttosto che nel regolamento dei deor, piuttosto che da qualunque parte, per me è totalmente indifferente. L'unica cosa che mi preme è la chiarezza, per cui se una parte regolamentare che riguarda un intervento ben specifico
come quello degli stadi della bici, finisce un regolamento di 100 pagine e non c'è poi un bel riferimento che mi permette di trovarlo, allora diventa un po' complicato per l'utente che dice: io vorrei fare questo, il comune di Bra prevede qualcosa? Perché poi questa è la domanda pratica che hanno gli utenti, ecco. Poi da lì in poi per me va bene qualunque aspetto. In linea di massima quindi sarei contrario agli emendamenti, anche se so che non spostano il concetto, ma proprio perché li ritengo, direi, come si dice, parlavo prima di ciucciaruota, che piemontese sarebbe ciucciarua, se non è zuppa è pan bagnato, insomma, non mi sembra che cambi la sostanza della mozione. Grazie Presidente. Grazie. Lei però mi permetta, nelle premesse, nei considerati, parla di un regolamento, usa la parola regolamento, che poi nell'impegno diventa regolamentazione. Però perfetto. Allora, consigliere Panero, sì. Sì, molto rapidamente, Presidente, chiedo scusa, ma con le specificazioni che sono appena state date dal proponente, la nostra intenzione era proprio quello di sottolineare che non vogliamo un nuovo regolamento, ma solo delle regole, ma visto che è stato già ben spiegato, ritiriamo la nostra proposta di emendamento. Grazie. Grazie a lei. Allora, se ho capito bene, il consigliere Allasia ha dichiarato di non essere favorevole all'emendamento della maggioranza e pertanto... è così. Adesso il consigliere Panero ha detto di ritirare quel piccolo emendamento e va bene. A questo punto, salvo sempre chiaramente ancora la possibilità di utilizzare lo spazio, cioè il tempo consentito per la dichiarazione di voto, mi pare che le posizioni siano abbastanza definite. Quindi io direi, se ci sono interventi ancora su dichiarazione di voto, i gruppi si possono esprimere, perlomeno chi ha parlato soltanto una volta o due, altrimenti si segue la regola di tutte le mozioni, si mette in votazione l'emendamento e poi si mette in votazione il testo, eventualmente si mette in votazione il testo emendato o il testo non emendato, ovviamente. Se passa l'emendamento diventa emendato, se non passa rimane da emendare. Quindi, se non ci sono interventi, o meglio, io invito a riflettere ancora, se qualcuno vuole chiedere la parola, poi procediamo. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, solo per la dichiarazione di voto, anche a nome dei colleghi Somaglia ed Elena. Alla luce di quanto emerso durante la discussione, restiamo fermi sulle nostre posizioni iniziali, cioè, come ha espresso bene il collega Somaglia, una mozione è sempre un testo politico che deve impegnare l'amministrazione. Noi in questa mozione abbiamo visto invece un pupurrì, abbiamo visto sia un contenuto politico ma anche un contenuto tecnico. Il senso del mio intervento precedente andava proprio in questa direzione, cioè chiedere il ritiro della mozione per discuterne nelle commissioni competenti. Siccome ovviamente questo, e lo capisco anche che da un punto di vista politico, poi alla fine non lo si voglia fare, però impegna i consiglieri a prendere una decisione soprattutto dal punto di vista politico. Quindi, ribadendo la nostra totale convinzione che si debba in qualche modo sempre incentivare quello che è il traffico veicolare tramite bicicletta, esprimiamo il nostro parere di astensione sia sulla mozione sia sull'emendamento proposto dalla maggioranza. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Ambrogio, prego. Sì, velocemente, solo per esprimere la dichiarazione di voto da parte della maggioranza, che è positiva all'emendamento e quindi alla mozione così emendata. Grazie, consigliere Ambrogio. Ci sono, consigliere Panero, prego. Chiedo scusa Presidente, per fare chiarezza tecnica adesso c'è la votazione dell'emendamento, se l'emendamento come presentato dalla maggioranza, quindi se i numeri non ingannano,
sarà, diciamo, approvato, poi l'unico testo che sarà, l'unica mozione che verrà al voto sarà quella emendata e non più quella presentata, certo, dal consigliere. Come tutte le mozioni sempre discusse in questa sede. Grazie. Prego. Ecco perché si vota prima l'emendamento e poi il testo emendato. Perché ovviamente, giusto consigliere Panero, si vota prima l'emendamento e poi si vota il testo emendato, ma è ovvio che sia così. Ci sono ancora dichiarazioni di voto? No, non ho capito, consigliere Maggiù? 2 minuti? E nel frattempo cosa facciamo? Andiamo in bici? Possiamo raccontare qualche storiella sulla bici, non lo so. Ecco, magari ne approfittiamo, non lo so. Consigliere Panero, come si svolgerà... No, no, seriamente, come si svolgerà il percorso ciclistico... Va bene. Torino-Roma? Non ho accennato questo argomento, ci sarà ancora un consiglio comunale il 24, quindi era in quella sede che intendevo, ringrazio il sindaco per averlo richiamato. Allora, questa iniziativa che si svolgerà dal 25 al 29 settembre partirà da Superga e ripercorrerà quelle che sono un po' le tappe, le strade della nostra Costituzione, andando a toccare delle città che sono state, diciamo, nella storia, hanno avuto un ruolo importante per la realizzazione della nostra Costituzione. Sono 5 tappe, tecnicamente non è che voglio correggere il sindaco, non è una competizione, è una cicloturistica, come si dice, per chi va in bici sa qual è la differenza, nel senso che si pedala tutti insieme. La funzione è proprio quella, con la stessa divisa, quindi la funzione è quella di portare in giro per l'Italia, per quello che può essere il nostro piccolo contributo, una sensibilizzazione che va in questa direzione, quindi nella direzione della conoscenza della nostra Costituzione. Arriverà il 29 a Roma, arriverà al Quirinale, ricevuti dal Presidente della Repubblica, sempre che non abbia all'ultimo momento altri impegni. Ringrazio, lo faccio adesso, non lo farò magari più nel Consiglio Comunale del 24, il sindaco e tutta la maggioranza per dare la possibilità a me di rappresentare la città in questo evento che sarà sicuramente emozionante. Grazie. Grazie. Allora, su sollecitazione di alcuni consiglieri mi dicono che il consigliere Maggiù deve, se vuole intervenire, interviene. Prego. No, in realtà è un po' buffo, nel senso che a me la cosa più importante di questa mozione è che sono appunto quello in cui impegna la Giunta ad attivare, insomma, anche con la Commissione Viabilità un percorso per trovare delle soluzioni insieme. E ho visto che nell'emendamento questa parte non è cancellata, ma persiste ancora. E quindi in questa commissione, insomma, si possono toccare più dettagliatamente i vari punti che si vogliono proporre. Quindi mi sento quasi in imbarazzo, perché in realtà il mio interesse è presente in tutte e due, sia nell'emendamento sia nella mozione presentata da Claudio Allasia. Quindi mi vedo costretto a fare l'opposto di Marengo e di votare tutte e due. Non è un'anomalia. Nella libertà, ma ci mancherebbe, il voto è libero, eh? Cioè... Io voto favorevolmente a tutte e due. Noi votiamo comunque l'emendamento della maggioranza, punto. E qualora passi l'emendamento della maggioranza, si passa la mozione così, scusi, si mette in votazione la mozione così emendata. Capito? No, 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 non si mette in votazione la mozione originaria senza emendamenti. Se passano gli emendamenti, si vota la mozione emendata. Ok. Questo è, quindi ha fatto bene, no, per carità, ha fatto bene a suscitare la risposta, insomma, la risposta è questa. La risposta è questa. Il consigliere Allasia voleva intervenire? No. Per una battuta? Sì. Ho capito. Sempre di bicicletta, eh.
Sempre di bicicletta si parla. Ok, va bene. Vorremmo vedere le foto della salita di Superga. Perfetto, perfetto. Va bene, allora, ci sono ancora interventi? Non ci sono interventi, quindi discussione chiusa. E si passa alla votazione sull'emendamento del consigliere Ambrogio e ulteriormente ribadito da altri interventi della maggioranza. Quindi segnaliamo la nostra presenza. Quanti siamo? Come 22. Siamo in 16. Ho fatto la domanda per vedere se gli scrutatori erano attenti. Ho sbagliato scrivere 22, barra 22. Deve ancora votare uno. Non deve più votare no. 16 votanti devono. Bene. Mettiamo in votazione l'emendamento della maggioranza. No, perché qualche volta compare zero ancora. Rimane 22. Ecco, vedete che adesso c'è scritto devono votare zero e quindi ci siamo? Ecco. Allora, votazione chiusa. L'emendamento è approvato con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astenuti. Adesso votiamo nell'emendamento testé emendato. Scusate la battuta, idiota. Segnaliamo la presenza. Siamo in 16, perfetto. Sì, sì, c'è 16/22. E votiamo. Votazione chiusa. Il testo emendato è approvato con 12 voti favorevoli e 4 12. Passiamo al punto 3, approvazioni verbali della seduta precedente, dal numero 41 al numero 47 della seduta del 30 luglio ultimo scorso. Se non ci sono interventi, anche qui segnaliamo la presenza. Possiamo votare. Votazione chiusa. Approvati con 15 voti favorevoli e un astenuto. Prego. Certo. Grazie della precisazione. Grazie. Passiamo al quarto e ultimo punto. Variante semplificato numero 3 al piano regolatore generale comunale vigente ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4 della legge regionale 56-77, successive modifiche e integrazioni, proponente società Global più Matti Service and Financial SRL, approvazione. Illustra il sindaco. Credo che questo delibera è la motivazione per la quale abbiamo convocato questo consiglio comunale, questo per rendere più spedita la possibilità di sviluppo di questa variante che ha sviluppato tutti i vari
passaggi tecnici e nelle commissioni competenti, e credo che sia assolutamente importante che dal punto di vista delle possibilità che può avere un'amministrazione relativamente alle questioni relative alla possibilità di dare alle aziende degli spazi di ampliamento di lavoro, credo che sia quello di essere i più speditivi e ovviamente con tutti i passaggi e con tutte il rispetto della normativa vigente, e credo che questa terza variante sia un elemento importante dal punto di vista economico, il segnale che in questa città alcune aziende intendono intervenire e intervenire in maniera significativa. Credo che se si unisce questo alle due precedenti e al fatto che il prossimo 24 di settembre vi sarà una conferenza dei servizi provinciale, in questo caso per esaminare due varianti sempre di tipo economico, è un elemento, io credo, importante anche dal punto di vista veramente di qualche segnale che, unito a interventi che sono già avvenuti in passato e che sono conseguenza della variantina più importante, penso a Selmi, penso a Monchiero Macchine Agricole, eccetera, credo che sia un elemento molto importante. Grazie al sindaco. Ci sono interventi su questa delibera? Consigliere Ferrero, prego. Okay. A distanza di poco tempo siamo ad approvare la terza proposta di deliberazione riguardante una variante semplificata al piano regolatore generale. Altre due, come già annunciato dal sindaco, hanno iniziato il loro iter approvativo. La variante semplificata prevede un percorso veloce di approvazione che agevola molto le aziende che ne fanno ricorso, sovente con evidenti e quasi immediate ricadute sulle attività produttive e conseguente occupazione. Nella fattispecie, come ripeto, già illustrato dal sindaco, si tratta di una richiesta avanzata dalla società Piumati Service per costruire una tettoia di 1600 metri quadri tamponata da una parte, da un lato, destinata al ricovero di mezzi utilizzati dall'azienda e di un parcheggio e di un'area verde. Le aree oggetto della variante semplificata sono in buona parte in area libera, ad oggi inedificata ed impiegata come suolo pubblico, limitrofa ad un'area a destinazione produttiva. Si tratta in effetti dello stralcio di un'area da un PEC i cui proprietari non erano ancora pronti a partire. Anche in questa occasione, come nelle precedenti, vi è anche un forte interesse pubblico a questa realizzazione. Infatti, oltre alle ricadute già citate, produttivo e di impiego di manodopera, un'ampia area sarà destinata a parcheggio assoggettata ad uso pubblico H24 con lo stesso sistema che avevamo adottato per quello dell'ARPA. Anche questo con costi di realizzazione e manutenzione a completo carico dell'azienda. Verranno
per far questo di parcheggio tolti i due cancelli carraie per entrare in questo parcheggio. Inoltre, questo non fa mai male, una parte di area standard urbanistico verrà monetizzata. Per tutte queste motivazioni, a nome della maggioranza esprimo pieno consenso all'approvazione della delibera. Grazie. Grazie consigliere Ferrero. Consigliere Elena, poi Panero. Sì, grazie presidente, ma io a nome del mio gruppo di Forza Italia e anche a nome del gruppo del consigliere, del collega consigliere Marengo, chiaramente esprimiamo il nostro, faccio già l'espressione di voto, il nostro voto favorevole a questa delibera inerente appunto a questa variante semplificata, come ha già specificato bene chi mi ha preceduto, il consigliere Ferrero, che prevede appunto la richiesta fatta da un'azienda importante cittadina che vuole ampliare la propria sede con un manufatto, un capannone ad uso ricovero attrezzi, ad uso ricovero mezzi e attrezzature inerenti all'azienda, anche per migliorare probabilmente la logistica interna dell'azienda. Questo è un, diciamo che a seguire quella di ARPA, adesso questa qua della Global Service di Fumatti, sono tutti interventi positivi per la nostra città, chiaramente che sono compatibili con tutta la normativa urbanistica, edilizia, ambientale, che gli uffici, per questo ringrazio l'architetto Rainero per il lavoro svolto, perché c'è l'organo tecnico competente del Comune che deve coordinare le conferenze dei servizi con tutte le altre parti e danno appunto poi l'opportunità alle aziende nostre cittadine di ben venga che ampliano le zone produttive con nel rispetto di tutte le regole e in questo caso, come ha già detto bene il consigliere Ferrero, la ditta, l'azienda che ha richiesto questa variantina fa un ampliamento, è compresa tra Corso Monviso e Via Gabotto. L'ampliamento viene fatto verso Via Gabotto per quanto riguarda il manufatto che si va a costruire, e invece il parcheggio viene è già realizzato, verrà utilizzato ad uso pubblico verso Corso Monviso. Io da automobilista incallito, prima non sono intervenuto perché però da due mesi devo dire che sto usando anch'io la bicicletta, si notano tante cose in bicicletta che in macchina non si vedono, però cioè, dal punto di vista dei parcheggi, diciamo che qui siamo in una zona che parcheggi, questa quella zona lì ce ne sono parecchi, quello molto importante che abbiamo deliberato l'altra volta di Arco Industriale, che è molto vicino al cimitero, ha una struttura sportiva, ma anche questo sicuramente potrà essere usato da tutta la popolazione, essendo a H24 a servizio della pubblica utilità. Quindi pertanto ribadiamo il nostro voto favorevole e siamo consapevoli che appunto quando ci sono queste richieste da parte di aziende, di industrie che vogliono, hanno radicate sul nostro territorio ampliarsi, e l'amministrazione vada incontro nel rispetto della legge e di tutte le regole che ci sono, però con queste procedure che sono più semplificate e molto, molto più snelle. Chiaramente anche ci fossero aziende nuove che si volessero insediare, penso che noi come amministrazione saremmo disponibili a fare anche un consiglio ogni due mesi, cioè basta che ci sempre nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, però sicuramente dal nostro punto di vista è un tassello importante. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente, sarò molto rapido. Nell'ultimo periodo ci siamo trovati
già ben questa è la terza volta a parlare di delibere che hanno per oggetto queste varianti semplificate, articolo 17 della legge regionale 56/77, 17 bis, chiedo scusa consigliere se non sono stato preciso, è uno strumento che è sempre più utilizzato e che finalmente riesce ad avere, diciamo, per semplificazione si intende cercare di velocizzare quello che è l'iter di una variante al piano regolatore. E la terza, appunto, mi viene in mente la prima dell'azienda agricola Mosso oppure la seconda della società ARPA Industriale SPA. In questo caso la finalità è quella di costruire una tettoia aperta per deposito. Sopra questa tettoia verranno installati dei pannelli fotovoltaici, quindi nell'intervento c'è anche, diciamo, una finalità energetica, un aumento da parte della ditta di reperimento di fonti di energia alternative, un parcheggio pubblico che in quella zona, anche nei momenti di massimi eventi della nostra città, mi viene in mente Cise, può essere assolutamente utile e utilizzabile. La cosa anche importante nella convenzione è la futura gestione costi di questa area verde a parcheggio saranno a carico della ditta che si impegna appunto a tenerla pulita e sistemata. Per queste considerazioni è ovviamente fuori da ogni dubbio la finalità, diciamo, pubblica di questa variante, la finalità anche pubblica di questa variante. Come gruppo ci esprimeremo sempre favorevoli quando una ditta chiede di fare degli interventi che hanno comunque questa finalità ampliamenti, quindi in un certo senso è un segnale che una ditta che si amplia è una ditta in salute, una ditta che sta bene, e quindi non possiamo come amministratori che essere felici di questo e appoggiare quelle che sono le iniziative dei privati in questa direzione. Ovviamente anche noi ringraziamo il lavoro degli uffici, di tutto l'ufficio urbanistico qua rappresentato dall'architetto Rainero per il lavoro svolto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Panero. Consigliere Allasia, prego. Chiedo scusa. Grazie Presidente, ma allora io volevo soffermarmi su un paio di aspetti. Chiedo scusa, ma c'è un problema. Su un paio di aspetti legati a questa prima variante, sui quali non sono assolutamente d'accordo. Innanzitutto penso che per varianti di questo tipo il Comune non debba continuare a dare incarichi all'esterno, ma noi non siamo un Comune così piccolo e potremmo gestire queste varianti semplificate per quanto riguarda la relazione della variante direttamente dagli uffici. Ne avevamo parlato qualche tempo fa, mi pare, riguardo all'aumento di stanziamento proprio per la consulenza dello studio in questione, mi pare che sia 20.000 euro per quest'anno, e questo secondo me sarebbe un punto fondamentale da tenere presente anche per le prossime varianti semplificate. Un altro aspetto che spicca, su cui non sono d'accordo su questa variante, è a mio avviso una palese violazione del buonsenso, innanzitutto, e poi del principio della legge, perché in questo caso lo studio che per conto del Comune ha redatto la variante semplificata è anche progettista del committente. E questo dal punto di vista, senza andare prima ancora di vedere la legge, diciamo, e in sostanza non è sensato dal punto di vista logico, perché se il consulente redige l'atto per conto del Comune, dell'ente pubblico, svolge quindi insieme all'ente pubblico la funzione di controllo e verifica dello strumento urbanistico proposto e quindi
svolge la funzione di terzietà, di controllo dell'interesse pubblico e del rispetto delle regole e delle leggi per conto dell'ente pubblico. Che possa fare le due cose, cioè che sia proponente da una parte e poi dall'altra parte si giudichi, è palesemente contro il buon senso. E in questo caso lo stesso studio tecnico fa le due cose, con anche, ho visto i verbali di almeno un paio di conferenze di servizio, con risultati paradossali, perché nel verbale viene presentato lo studio tecnico come incaricato dal comune per redigere la variante, ma poi parla a nome del committente. Dal punto di vista legale, a mio avviso, c'è qui la violazione dell'articolo 79 della legge regionale 56 del 77, rileggo lo stralcio che interessa, e che per l'intera durata dell'incarico di redazione dei piani generali o delle loro varianti, i piani generali sono i piani regolatori, e fino alla loro approvazione i professionisti, dico io tra parentesi, oggetto degli incarichi da parte del comune, dell'ente pubblico per la redazione delle varianti, non possono assumere incarichi da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati, per ovvie ragioni ovviamente. Però ripeto, prima ancora della legge è il buon senso in sostanza, che indica che non dovrebbero essere fatte così queste varianti, ci dovrebbe essere la completa scissione tra chi progetta per conto del committente e chi eventualmente per conto del comune fa da consulenza per la redazione della variante. In questo caso noi, utilizzando il consulente che fa le due parti, non solo, come dicevo prima, spendiamo dove non dovremmo spendere a mio avviso i soldi che potremmo altrimenti risparmiare, ma lo facciamo pure male, perché di fatto si va ad abdicare alla funzione di controllo e di garanzia rispetto alla proposta progettuale del committente. Per quanto riguarda il merito della proposta della variante semplificata, devo dire che da un lato concordo con quanto, se non sbaglio, rilevava con un parere la Regione, contestando la monetizzazione dei 446 metri quadri. Abbiamo parlato prima di standard urbanistici e di utilizzare gli standard urbanistici anche per fini che non siano solo legati a reperire i parcheggi per bici, eccetera. Ecco, qui facciamo monetizzare 446 metri quadri che potrebbero essere stati utilizzati, potrebbero essere utilizzati anche magari con una forma compensativa per interventi proprio a questo scopo. Ma un'altra cosa che invece non è stata presa in considerazione nella redazione di questa variante all'interno della conferenza dei servizi è che si ha, come rilevava l'ARPA Piemonte, in questa proposta un intervento che va a compromettere, secondo il parere dell'ARPA, un'area agricola rilevante in termini di classificazione dell'area agricola, mi pare classe 3, e l'ARPA quindi chiedeva di valutare l'attuazione della variante in aree maggiormente idonee e definiva anche quali potevano essere le aree maggiormente idonee e sottolineava il fatto che ci fosse la necessità di prevedere delle opere di compensazione ecologicamente significative in modalità anche perequativa con altri interventi. Ecco, io penso che questo non sia stato fatto in questa variante e non si sia risposto in modo adeguato alle osservazioni da parte dell'ARPA. C'è anche un'altra considerazione che svolgeva l'ARPA Piemonte che è stata non pienamente affrontata, secondo me, nella redazione della variante e che, cito testualmente perché faccio fatica a riassumere, ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile, e non determini problematiche di carattere tecnico o con la presenza di falde acquifere superficiali, dovrà essere adeguato di un'adeguata cisterna interrata
per la raccolta e successivo riutilizzo delle acque meteoriche, e tali acque potranno essere impiegate per usi compatibili, quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per uso non potabili, eccetera. Nella variante e nella conferenza dei servizi c'è la presenza di questa vasca di raccolta, che però è indicata, dimensionata per la semplice irrigazione delle aree verdi. Siccome c'è un'area di parcheggio, di mezzi che si occupano della raccolta per lo smaltimento dei rifiuti e quindi hanno bisogno di lavaggi, ci sono anche macchinari, mi pare, nella zona vicino, seguendo l'indicazione dell'ARPA, bene un dimensionamento, un'indicazione che permetta di utilizzare quest'acqua recuperata per anche lo svolgimento dell'attività di processo, quindi in questo caso per esempio la pulizia, non semplicemente per l'irrigazione. Si è molto sottolineato anche da parte di chi mi ha preceduto poi il fatto che ci sia l'aspetto positivo che ci sia sul terreno privato il parcheggio uso pubblico con i vincoli dei costi di realizzazione e mantenimento da parte del privato, così come nell'ultima variante semplificata che abbiamo provato, che era quella dell'ARPA. Ora, io sono contento che è già la seconda di seguito che comporti quello che per me è un ritorno alla normalità per altri comuni. È normale che le aree di reperimento su suolo privato degli standard urbanistici per uso pubblico siano sempre costruite e mantenute da parte dei privati. Cioè non è un fatto straordinario, il fatto che non lo prevedessimo esplicitamente prima era un fatto anomalo, il fatto che adesso compaia finalmente in modo probante e vincolante è un ritorno, a mio avviso, alla normalità. C'è un dubbio che ho invece sulla questione. Si diceva dell'uso pubblico del parcheggio, abbiamo avuto delle discussioni qui in consiglio al riguardo, H24, 7 giorni su 7, perché nella bozza di convenzione presente sul sito del comune, però due paragrafi sotto c'è scritto che comunque il proponente potrà decidere degli orari restrittivi anche, e quindi non mi è chiarissima l'indicazione H24, e quindi spero che comunque nell'atto di convenzione questo sia. Rilevo anche una cosa, l'accesso a questo parcheggio. Attualmente, se io vado in corso, io non ho capito bene la posizione, purtroppo ero, almeno fortunatamente per me, in vacanza quando c'è stata la commissione. Ma guardando i disegni, la posizione del parcheggio, ci sono due parcheggi e una posizione non mi sembra molto vicina a Corso Anvise, se ho capito bene, nell'angolo verso via Gabotto del parcheggio esistente, correggetemi se sbaglio. Prossimo all'ingresso dell'azienda, perfetto. Volevo solo far rilevare che quindi da lì, diciamo quel 150 metri dall'incrocio con Corso Monviso, l'ingresso dell'azienda, in quel parcheggio c'è un divieto di accesso perché è strada privata, quindi, sì, quindi vorrei essere sicuro che quindi quel divieto sia, quindi deve essere rimosso affinché la funzione pubblica possa effettivamente svolgere, ci siano le corrette segnalazioni, perché altrimenti attualmente il servizio pubblico sarebbe nominale, non di fatto. Rilevo però che effettivamente un parcheggio pubblico sarebbe stato, a uso pubblico 24 ore su 24, sarebbe stato molto più utile nella zona più a ridosso di Corso Monviso che non 200 metri in là. E finché non ci sarà un completamento dell'intervento in quell'area, penso che l'uso pubblico sia di fatto più che altro nominale, ma questo non ha importanza perché bisogna porre le basi in sostanza. Essenzialmente questi sono i punti critici che io vedo in questa variante, quindi da un lato il non recepimento
completo delle indicazioni prescrittive da parte dell'ARPA Piemonte da un lato e dalla Regione dall'altra, e questa modalità che dello sviluppo della variante per due motivi, li riassumo. Uno, per il fatto che a mio avviso, per le dimensioni che ha questo comune, queste varianti semplificate dovrebbero essere redatte internamente, totalmente internamente agli uffici, ed evitare di ricorrere alla consulenza, se non per casi specifici, in modo piuttosto limitato. Dall'altra, in questo caso, rilevo l'incompatibilità di fatto, bel buon senso, tra la coincidenza nella posizione dello stesso studio, che da una parte fa il progettista per il committente e dall'altra poi fa da consulente al comune e redige, perché c'è la firma dello studio sulla relazione della variante, poi la variante stessa. Grazie. Allora, grazie a lei, consigliere. Interviene il sindaco. Ma intervengo perché l'intervento del consigliere all'Asia è, secondo me, non assolutamente non rispondente al vero su tutta una serie di questioni che vanno assolutamente chiarite. La prima: il comune non ha dato alcun incarico ad alcun progettista rispetto a nessuna variante. Nelle varianti è il privato che incarica chi ritiene opportuno, e questo progettista presenta, fa, eccetera, e il comune non ha esborsato alcun euro per quanto riguarda la variante. Questo, tra l'altro, è il privato che propone la variante urbanistica, e la propone attraverso un suo professionista. Questo va chiarito molto bene, perché una questione di questo genere è veramente un elemento falso, e quindi non chiarito, consigliere, determinerebbe veramente delle conseguenze rispetto alla valutazione del modo di operare dell'amministrazione, dell'uso del denaro pubblico, eccetera. E quindi su questo, proprio in modo che sia chiarissimo, il comune non, rispetto a questo tipo di varianti, assolutamente non dà incarichi, o si avvale del lavoro dei propri collaboratori, ma è il privato che presenta la documentazione e dà l'incarico. Abbiate pazienza se l'ho ripetuto due volte, però è una questione, direi, assai delicata e anche molto grave che a lei sia sfuggito un elemento di questa portata, nel senso che questione non di una battuta qualsiasi. Qui non stiamo facendo battute, qui stiamo ragionando in termini di uso di denaro pubblico e di incarichi che vengono affidati. Secondo aspetto: il comune ha recepito, nell'ambito delle conferenze che si sono svolte, degli incontri che si sono svolte, ha recepito tutte le indicazioni di ARPA. Le ha recepite, ovviamente, tenendo conto di un fatto di cui lei spesso probabilmente vuole continuare a spicolare e non tener conto. Noi abbiamo un piano regolatore che ha superato le questioni della VAS, e quindi molte delle indicazioni che l'ARPA ci chiede sono indicazioni che noi abbiamo già rispettato
in sede di VAS e quindi sarebbe un doppione. Anche questo va chiarito in modo molto preciso. Altro aspetto è quello relativo alla questione della disponibilità del terreno. Devo dire che quel terreno è utilizzato, direi, con qualche frequenza da parte del comune quando ha bisogno, per esempio, di sistemare i circhi, non disponendo in questo momento di un'area adeguata. Non siamo per i circhi con l'uso degli animali, ma voi sapete che esiste una legge nazionale che impone e difende l'attività circense, e devo dire che quell'area a cui lei fa riferimento è un'area che è sempre stata gratuitamente messa a disposizione del comune perché possa utilizzarla in questa direzione, e credo che nella convenzione vi sia scritto che vi è la possibilità della chiusura, ma la possibilità della chiusura è sempre subordinata all'assenso da parte del comune. Non è che il privato può chiudere di sua sponte. Ci sono delle situazioni nelle quali, per ragioni di sicurezza, è opportuno che si chiuda alle 8 di sera e si riapra alle 6 del mattino. Ci sono altre situazioni nelle quali invece 24 ore su 24. Questo, in questo caso, tra l'altro, è 24 ore su 24 tenuto aperto e con la ditta che deve farsi carico della manutenzione e del mantenimento. Ma ribadisco il primo punto da cui siamo partiti: nessun incarico è stato dato dal comune. Proprio credo non abbia chiaro il meccanismo con cui si sviluppano le varianti. Le varianti partono, questo tipo di varianti semplificate, le varianti semplificate partono direttamente dal privato attraverso il suo professionista. Grazie al sindaco. Consigliere Allasia, prego. Allora, per quanto riguarda il primo punto, il più importante, proprio in consiglio o forse durante una conferenza capigruppo avevo chiesto spiegazioni dell'aumento il compenso per consulenze esterne che passava rispetto al previsionale da una cifra che adesso non mi ricordo più a 20.000 euro. La risposta fu che c'era l'esigenza della redazione delle varianti e quindi la risposta era stata piuttosto specifica sulle varianti semplificate che stavano arrivando e si stavano preparando. Per quanto riguarda la questione del parere dell'ARPA, io ritengo invece che il parere dell'ARPA nella conferenza dei servizi non sia stato preso pienamente in considerazione, anzi non ne ho trovato cenno per le parti più critiche nei verbali della conferenza dei servizi, e sottolineo anche l'aspetto non pienamente recepito per quanto riguarda le osservazioni della regione, quindi confermo quanto detto prima e le valutazioni che ho fatto prima. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Ferrero, prego. Io ringrazio il sindaco per il preciso intervento che ha fatto riguardo alle dichiarazioni del consigliere. Mentre prendevo nota delle cose che stava dicendo,
mi veniva un po' la pelle d'oca, perché le cose che ha detto sono di una gravità notevole. E non credo che dopo le precisazioni del sindaco sia sufficiente la replica che ha fatto. Capita a tutti a volte che si indica delle cose perché mal informati. Però, insomma, bisognerebbe anche avere l'umiltà di riconoscerlo. E non lo si riconosce con la mezza frase che ha detto ultimamente. Perché questa è una cosa pubblica, queste cose le hanno sentite tutte e sono, ripeto, di una gravità notevole. Grazie. Signor Sindaco, prego. Quando è stato chiesto dell'incremento della cosa, il riferimento è a due varianti che il Comune dovrà fare: una riguarda la questione della scuola, l'altra riguarda la questione dell'ASL, dell'ospedale, che è stata richiesta dall'ospedale, e in questo caso avremo un incarico e quindi in questo senso avremo abbiamo fatto un aumento a bilancio. Diversamente, torno a ripetere, veramente quel che lei ha detto è falso. Bene, il dibattito può proseguire. Alcune dichiarazioni di voto sono già state fatte, se ho capito bene. Se non ci sono più interventi, si pone in votazione la delibera. Prego. Segnaliamo la presenza. Mi pare che tutti abbiano segnalato la presenza, possiamo votare. Sì, questa ci sarà anche la immediata eseguibilità, sì. Votazione chiusa. Con approvata con 14 voti favorevoli, un contrario e un astenuto. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Nel frattempo possiamo segnalare la presenza. Va bene. Tutti siamo segnalati, possiamo votare. Votazione chiusa. Immediata eseguibilità con gli stessi voti di prima, 14 favorevoli, un contrario e un astenuto. Due comunicazioni prima che il Consiglio si sciolga. La prima comunicazione è che, come noto, sabato mattina si sposerà il dottor Stefano, l'ingegner Stefano Menini, figlio del nostro sindaco, la quale veduto a portare i confetti che sono per ciascuno di noi. Quindi facciamo gli auguri al figlio del sindaco e alla famiglia e a Francesca. E tra i vari ruoli, da sabato il nostro sindaco avrà anche quello di suocera, almeno in modo formale e ufficiale il sindaco sarà suocera da sabato. Secondo avviso, a più stretto giro di orologio, domani il nostro
vice segretario nonché dirigente Costanzo Fissore compirà 60 anni e quindi ha preparato nel cortile un piccolo rinfresco al quale ci invita. Quindi siamo tutti invitati. Consigliere Milazzo voleva dire qualcosa? Sì, grazie. Desideravo, lei mi ha preceduto, comunque al di là della comunicazione che mi sembrava corretto, non essendo una mia comunicazione, non darla all'inizio. Desidero comunque ringraziare il sindaco perché nonostante quegli impegni familiari che comporta il fatto che un figlio si sposi, per quanto sia maggiorenne e autonomo, è sempre stata presente, in modo particolare in questo mese in cui gli eventi sono moltissimi in città e, come ha detto anche stamattina, addirittura a Torino, fuori bra. Grazie. Grazie e allora auguri per tutti. Grazie degli auguri che abbiamo ricevuto e che passerò. Grazie agli auguri a Costanzo. Per continuare nella battuta e chiudere nella battuta, abbiamo usato prima Ciuccia la Rua e quindi qualcuno ha usato il termine suocera. Io uso Muore Madonna, perché questo è il modo con cui la mamma di un maschio deve sapersi comportare, da Muore Madonna. Thank you.